Allora, bene, oggi non ho preparato il consueto contributo video perché volevo e voglio dare spazio il più possibile all'ospite di oggi, che è un docente dell'Accademia ACOS, ma che è anche un libero docente che si muove su tutto il territorio nazionale. Parlo di Claudio Marucchi, che adesso andrò a presentare. Prima di presentare Claudio e dire due parole sull'argomento di oggi, voglio così dare qualche informazione rispetto all'organizzazione e alla forma che stanno prendendo questi incontri. Allora, come da programma caricato sul sito internet e che è stato qui distribuito, il programma generale degli incontri che faremo qui ogni mese, due volte al mese, alla domenica pomeriggio, più o meno la prima e la terza domenica del mese, anche se ci sono degli sfasamenti per questioni organizzative. Comunque le date fino a giugno sono 4 marzo, 18 marzo, 15 aprile, 22 aprile, 6 maggio, 26 maggio, 3 giugno e 17 giugno. Dopodiché ci sarà la pausa estiva. Questo comunque lo trovate sia sul sito sia come allegato al video. Allora, il programma generale prevede che alle 14.30 si porti avanti la meditazione, per chi vuole. È riservata ai soci e implica un contributo associativo a copertura spese di 10 euro. La tessera si può fare in loco, è annuale, e la prima volta che viene fatta è già, diciamo che fa già parte dei 10 euro di contributo. Poi dalle 16 alle 18 abbiamo l'ospite che di volta in volta si avvicenda e ci saranno docenti dell'Accademia, ospiti esterni, relatori, ricercatori, ovviamente amici che condividono con noi un certo approccio e sono in sintonia con la nostra ricerca, comunque spaziando in maniera multidisciplinare su tantissimi argomenti. Quindi abbiamo l'ospite e il dibattito, quindi l'incontro che di solito io conduco, domande e risposte, discussione molto libero. Si andranno comunque anche a riprendere gli argomenti che avevamo previsto di trattare, quindi i vari personaggi, Krishnamurti, Aurobindo, Osho, piuttosto che quello che ci potrà venire utile, no? Anche come testi sacri da commentare insieme, perché possono essere un buon pretesto per affrontare certi argomenti. Ci sarà la proiezione del video, eccetera, eccetera. Tutto questo a ingresso libero. Alle 18.30, a partire dal 15 aprile, abbiamo poi il corso di approfondimento, quindi vedete che è un full immersion, è una giornata molto densa, perché potrebbe potenzialmente partire dalle 14.30 e finire alle 20.30, quindi due volte al mese in pratica facciamo un pomeriggio molto, molto denso. Il corso di approfondimento dalle 18.30 alle 20, 20.30 circa, vedrà come docenti, istruttori, facilitatori, perché faremo anche delle cose pratiche, man mano amici e persone che sono state selezionate per la loro competenza e anche proprio per la loro disponibilità. Anche in questo caso il corso è riservato ai soci e abbiamo fissato un contributo, poi quello che è possibile abbattere come costi, come contributi, lo faremo, perché noi non abbiamo un'impostazione commerciale, ci interessa solo poter coprire le spese. Comunque, 15 euro a lezione per chi si iscrive al ciclo delle 10 lezioni, perché questi corsi di approfondimento vengono fatti a blocchi di 10 lezioni. E ogni ciclo poi si avvicenda con tematiche diverse. 15 euro a lezione per chi si iscrive a 10 lezioni, per chi invece vuole assistere ad una lezione specifica, perché magari gli interessa quell'argomento particolare, può accedere con un contributo di 20 euro per quella volta. Ok? Siamo molto trasparenti in modo tale che sia tutto chiaro.
Chi frequenta il corso di approfondimento accede gratis alla meditazione. Quindi vedete, cerchiamo proprio di rendere le cose fattibili, tuttavia è anche giusto comunque contribuire insieme, visto che siamo un'associazione, per coprire le spese e rendere anche possibile l'intervento dei nostri docenti. Ok, quindi questo è il programma della domenica pomeriggio. Poi vedrete che io già sul sito dell'Accademia ho inserito una sezione denominata giornate di ritiro spirituale. Andatevele a vedere e poi eventualmente ne parleremo più avanti, perché l'intenzione è quella anche di dare la possibilità a chi fosse interessato di far precedere e interconnettere questa domenica pomeriggio da una giornata o due di esercizi spirituali, per cui la persona può venire qui a Palazzo Chintamani e, seguendo un ritmo particolare, un programma particolare, vivere da venerdì sera a domenica così queste giornate di esercizi spirituali, secondo delle modalità che comunque sono anticipate già nel sito, e ci torneremo su. E si sfocia poi nell'incontro pomeridiano. È possibile ovviamente intervenire ai vari moduli anche separatamente, per cui uno magari vuol venire direttamente all'incontro e può farlo, vuole venire direttamente al corso, può farlo, ok? Bene. Altre news. È uscito il mio libro, librettino, Metamorfosi. Per il momento lo trovate alla libreria esoterica di Milano, però tra 3 settimane, un mesetto, lo trovate in tutte le librerie. Comunque anche qui agli incontri io ne porto sempre qualche copia, perché io ho già le mie copie, quindi qui è disponibile. Natale del Bianconiglio, il programma web TV ideato da Savio e coordinato da me dal punto di vista dei contenuti, è partito, è online, quindi il canale è Bianconiglio Flux, che è il canale YouTube. Comunque dal sito dell'Accademia, così come dal sito del Centro Studi Ascensione 93, potete trovare tutte le informazioni. Si tratta di una iniziativa che noi abbiamo ritenuto molto interessante, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo potuto contare anche su un supporto tecnico professionale di un notevole livello, quindi vedrete che i video non sono video amatoriali, ma sono effettivamente interviste e video fatti bene. E abbiamo intervistato, e siamo grati alle persone che sono intervenute, abbiamo intervistato ricercatori ed esperti meno noti rispetto allo scenario al quale normalmente si è un po' abituati, quindi persone che sono un po' meno conosciute, ma perché portano avanti la loro ricerca in maniera anche più riservata, più sobria, e sicuramente al di fuori dei circuiti commerciali attualmente molto di moda. Quindi abbiamo già in linea alcune clip. Abbiamo 50 clip in canna, ne pubblichiamo 2 o 3 alla settimana, e poi questa è la prima stagione, poi procediamo con le interviste della seconda stagione, che partirà poi verso settembre-ottobre. Comunque la prima stagione è dedicata ad argomenti anche piuttosto impegnativi, ma ve ne renderete conto proprio navigando nel canale YouTube e osservando i video, tra i quali c'è anche il video di Claudio Marucchi, che parla del tantra in quella clip particolare. Bene, dal 15 aprile parte il corso, quindi dalle 18:30, seguendo come date le stesse date degli incontri, quindi le date sono le stesse, parte il corso con Claudio Marucchi dal titolo Magismo, Eros e Spiritualità. E io ho insistito molto e sono grato a Claudio, perché è un argomento che ritengo fondamentale conoscere, importante perché ci permette di avere e di condividere un equipaggiamento culturale
molto solido, molto robusto. E Claudio Marucchi, secondo me, è una delle persone più preparate sugli argomenti, su questi argomenti, e sia per via della sua preparazione accademica, ma anche perché ha avuto modo di esplorare in prima persona, in via diretta, questi contenuti. E quindi partirà questo ciclo di 10 lezioni. Lui ha preparato un programma generale che consta di 3 blocchi da 10 lezioni l'uno. Quindi abbiamo un primo ciclo di 10 lezioni, poi facciamo un intervallo, verrà probabilmente avvicendato con altri argomenti, e poi riproporremo man mano gli altri 2 blocchi da 10 lezioni, in modo tale che abbiamo anche il tempo di metabolizzare degli argomenti che sono di grande spessore e che noi vogliamo trattare in maniera chiara, profonda, con grande significato, ecco, perché sono argomenti importanti, ecco, che vale la pena proprio dedicarvisi in maniera estremamente, ecco, con presenza e con grande maturità. Magismo, eros e spiritualità. Oggi Claudio è qui come ospite per presentare l'argomento, la sua esperienza, magari dici 2 parole, e anche i contenuti di quello che sarà il corso. Poi ci penserai tu a distribuire. Possiamo cominciare a farlo così cominciano. Ecco, questi qua sono i contenuti del corso, molto corposo. Chiedo a Davide se puoi darci una mano a distribuirli. E quindi cedo la parola a Claudio. Grazie. 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 Bellissimo. Bene, innanzitutto grazie ovviamente anche a voi che siete qui. È per me una splendida occasione e un piacere anche ovviamente essere qui in una cornice. Non mi aspettavo di questo spessore veramente magnifico, quindi sono davvero contento di essere qui e che voi siate qui ad ascoltarmi, mi concediate questa possibilità. Si tratta di introdurre un argomento che mi ha visto negli ultimi 15 anni protagonista di una serie di studi e di attenzioni, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico. Ora, naturalmente, soprattutto per chi si approccia a una materia di questo genere, una materia corposa, una materia anche difficile da alcuni punti di vista, per chi avrà modo poi di seguire eventualmente questo percorso, ci si renderà conto di quanto in profondità si possa andare con tematiche anche scomode, per quello che riguarda la nostra cultura, la nostra tradizione, e sicuramente non nell'impossibilità, almeno inizialmente, di proporre un lavoro pratico da questo punto di vista, soprattutto per i non addetti ai lavori, è necessario passare da un livello teorico, conoscitivo. Alcune note di carattere, tra virgolette, metodologico. Si tratta di un percorso che coniuga in una perfetta continuità e identità la cultura orientale e la cultura occidentale. Noi siamo stati spesso, purtroppo, abituati a pensare come due mondi distinti, l'Oriente e l'Occidente. Quindi abbiamo tutto un nostro bacino culturale, una tradizione, una visione della vita influenzata in particolar modo dal contesto giudaico-cristiano, ed è quello che chiamiamo l'Occidente, e poi ci confrontiamo con un modello spirituale, filosofico, religioso, culturale in generale, che è quello orientale, che non manca di presentare punti di vista anche ben diversi, no? Naturalmente, rispetto alla nostra ottica. Si è così animato un po' un falso scontro tra due visioni della realtà che, anziché essere concepite come distanti, dovrebbero essere concepite in una linea di perfetta continuità. Ricordiamoci infatti che nessun mare o oceano ci separa fino alla Cina, e gli uomini camminavano da tempo immemore, ovvero scambiavano conoscenze. Non erano solo le vie del commercio, come la via della seta, per esempio, ad animare questo movimento continuo di andata e ritorno tra Oriente e Occidente. Si trattava anche proprio a tutti gli effetti di conoscenza. Ora, noi sappiamo che l'Oriente vanta rispetto all'Occidente una priorità cronologica nello sviluppo delle conoscenze. Cosa vuol dire? Che mentre noi abbiamo una serie di testi della cosiddetta filosofia greca, che è un po' la culla del nostro pensiero, che risalgono i più antichi al IV, V secolo avanti Cristo, nel bacino culturale orientale della Cina e dell'India abbiamo testi
e cultura che si sviluppano a partire dal 1500 a.C., anticipando quindi di circa un millennio, e non è certo poco come potete capire, i contenuti culturali che ritroveremo in Occidente. E c'è stato un mutuo scambio, in un certo senso c'è stata anche un po' una sorta di matrice orientale che è passata in Occidente. Se uno studiasse approfonditamente la cultura greca, e a me è capitato all'università, mi sono laureato in filosofia, ho poi preso il ramo specialistico di religioni e filosofie dell'India, proprio perché mi interessava quello che accademicamente si chiama comparativismo, che è un po' una sorta di disciplina pionieristica, quella di confrontare miti, filosofie, principi, simboli da Oriente a Occidente nel tentativo di rintracciare continuità. Allora è attestato chiarissimo a livello linguistico, per esempio, dove il modello della lingua greca antica ripercorre anche come matrici linguistiche, vedi il cosiddetto caso spinoso dell'indoeuropeo, la lingua vedica e più tardi la lingua sanscrita, addirittura nella struttura grammaticale, non solo nella terminologia, quindi nell'origine di alcune parole. E idem per buona parte di alcuni teoremi, di alcune idee che sono state portate avanti nell'antica Grecia sulla scorta di ciò che è stato insegnato precedentemente in Oriente. Esempi banali. Noi studiavamo il teorema di Pitagora, fin dalle elementari, no? Il teorema di Pitagora era stato concepito secoli prima in India e poi è passato in Occidente. Noi, per esempio, studiamo, per chi si è approcciato alla filosofia, lo stoicismo, quella filosofia dell'uomo che cerca di fare a meno delle dipendenze da fattori esterni per cercare di essere bastante, tra virgolette, a se stesso. Fino ai casi più estremi come gli stiliti, che erano quelli che si mettevano in punta a una colonna, cosa facevano? Yoga. Molto più tardi abbiamo esempi come Marco Polo, ricorderete quello che ha camminato fino all'Oriente estremo, ha raccontato delle cose, si è imbattuto negli yogin, cioè nei praticanti di yoga che all'epoca erano alchimisti, perché lo yoga condivide anche con l'alchimia una serie di nozioni molto importanti che fungono da metafora del corpo umano e dei movimenti dell'energia all'interno del corpo umano, ora in chiave di sviluppo spirituale, ora in chiave terapeutica, questo poi a seconda dei casi, e ne parla. Nel 1200 circa, un tale che si chiamava Ugo della Panziera, e aveva questo soprannome perché il cilicio non gli sembrava abbastanza e quindi si era fatto costruire una panciera di metallo che lo costringesse un po' sul modello ipercattolico del mortifico me stesso nella carne in modo da espandere il mio spirito, parleremo anche di questo problema oggi. Ugo della Panziera scrive dei trattatelli molto sarcastici e prende in giro un ordine monastico occidentale, cristiani naturalmente, che nelle loro preghiere a un certo punto cominciano a trattenere il fiato così a lungo da diventare paonazzi e poi esplodere ovviamente perché non potevano resistere. Quindi lui dice, prendendoli in giro, dice: questi qua stanno cercando di pregare alla orientale secondo una tecnica arrivata dall'Oriente. Era il 1200 e qualcosa. Si trattava di primi passi di applicazione maldestra, naturalmente, di pranayama, cioè di esercizi di controllo del respiro e del prana, che in qualche modo erano arrivati fin nel Medioevo della nostra era in Occidente. Quindi questi piccoli esempi che vi faccio è per dimostrarvi una prima importante nozione. Esiste una continuità ininterrotta di conoscenze da Oriente ad Occidente e ci legittima non solo a evitare di ragionare per compartimenti stagni, come spesso abbiamo fatto. Io in accademia universitaria all'interno dell'Ateneo mi sono scontrato con questa visione del mondo, no? Chi viene dalla cultura occidentale, e questo è un problema non solo delle filosofie ma ovviamente anche delle religioni, tende a pensare che sui piatti della bilancia il nostro insieme di valori e conoscenze abbia un peso maggiore rispetto a quello orientale, e c'è un po' una sorta di, consentitemi il termine un po' forte, razzismo spirituale nei confronti di altre forme di conoscenza. Allora, prima operazione da fare come cesura mentale, come atto di divaricazione, è quella di riunire questi due mondi che in effetti non sono mai stati separati. Scopriremo molte cose in comune, scopriremo molte differenze. I motivi per cui le differenze ci sono utili è proprio perché imparando a scoprire, ad approfondire i pensieri diversi, la nostra mente, il nostro intelletto avrà una sua divaricazione.
Io che mi occupo da alcuni anni di fare seminari in giro, lezioni di questo genere, e ho approfondito in particolar modo questo campo, però ad ampio raggio mi occupo di simbologia, ermetismo, magia, cerimoniale, ritualistica, pratica, avrò l'opportunità di introdurre una serie di nozioni che magari nel vostro caso sono già state elaborate, però in qualche modo sono soggette nel mainstream culturale in cui siamo inseriti a pregiudizi di sorta. E cercheremo di levarci dalla testa questi pregiudizi. Un lavoro che può sembrare riduttivo come quello dal taglio teorico, uno può anche pensare, ok, 10 incontri, più 10 incontri, più 10 incontri, per un totale di 60 ore di lavoro circa, di bla bla bla, a cosa servono? Dove mi porta? Io da un lato cerco sempre di distinguermi dalle persone che mettono mano nei vissuti degli altri soggetti. Voi che vi muovete nell'ambito della spiritualità alternativa avrete conosciuto molti che si muovono in questo ambito e che in qualche modo, anche senza averne la pretesa, magari accade come meccanismo un po' più subdolo con quella tentazione della manipolazione o cose di questo genere, che sono difficili da identificare all'interno di un soggetto, cerchi di occuparsi, mettendo mano direttamente nel tessuto psichico dell'altra persona, del suo sviluppo. Ovviamente chi vi parla crede che ognuno del proprio sviluppo sia in grado o abbia il diritto di farne ciò che desidera e vuole farne. E comunque non vuole essere Claudio Marucchi la persona che mette mano nel vostro vissuto. Perciò naturalmente io, tenendo forse un taglio un po' più basso rispetto a quello che molte persone che mi hanno seguito mi attribuiscono, amo dire che questa mia forma di intrattenimento culturale, così lo chiamo, mi vede trasmettere una serie di informazioni che sono passate da anni e anni di dense studi, ma vagliate da anni e anni di dense pratiche, nel tentativo di fornire una gamma più vasta e completa possibile di informazioni che possibilmente diventino anche formazione, divaricazione mentale. Aprire lo spettro del proprio intelletto che sta a un passo così dal cuore interiore. Teoria e pratica non sono due regni in conflitto, ne parlavamo poco fa. Non dobbiamo animare l'idea che solo la pratica, anziché la teoria, possa essere utile. In realtà l'immagine migliore, secondo me, simbolicamente, per presentare la complementarietà e la reciproca utilità di teoria e pratica è quella della ruota e dell'asse. Come un asse da solo gira senza una ruota e non può portare da nessuna parte, così una teoria priva di una pratica non può portare da nessuna parte. Ma allo stesso tempo una ruota priva di un asse gira su se stessa, si avvita, non va da nessuna parte neanche lei. Una pratica, se non è supportata da un costrutto teorico che permetta gli ancoraggi, gli agganci interiori che fanno da pioli di una scala da percorrere, finisce per destituire di senso la pratica. Potrei non rendermi conto e non dare un senso a ciò che sperimento, per esempio. Capite? Mal che vada, come spesso dico un po' scherzosamente, ma neanche tanto, uno si è passato una domenica diversa anziché stare sul divano a vedersi il Grande Fratello o la De Filippi di turno. Mal che vada. Ecco perché dico che intrattenimento culturale non è un modo sbagliato di proporre, non è un modo di svalutare quello che sto cercando di fare. Chi seguirà, eventualmente, se fosse intenzionato a seguire questo percorso, si renderà conto dell'utilità delle nozioni che stiamo fornendo man mano che entreremo nel merito. Se voi date un'occhiata al programma, vedete che ci si muove continuamente dalla cultura orientale alla cultura occidentale e si tange il regno della filosofia, delle religioni e della scienza, di quella che oggi chiamiamo scienza, intesa proprio in termini di fisiologia del corpo fisico e del corpo sottile. Anche qui, come prima vi dicevo, tra Oriente e Occidente non è legittimo scindere i due mondi, anche e a maggior ragione tra carne e spirito non è legittimo scindere i due mondi. E questa è una nozione molto importante perché noi siamo influenzati da circa 3500 anni di cultura che coltiva l'idea di un Dio trascendente, posto al di là di madre natura, posto al di sopra, distaccato dalla natura, e subdolamente ci è stata fatta passare l'idea che la carne e lo spirito siano due realtà diverse, addirittura in certi momenti storici in conflitto. Chi non ha sentito di voi le storie che hanno preso piede nell'epoca del Medioevo sulla mortificazione della carne per esaltare lo spirito? Citavamo prima Ugo della Panziera,
no? Come esempio. Ovviamente è così, è stato fatto passare il messaggio di un potenziale conflitto o dualismo, spirito e carne, che non hanno nessuna ragione di essere percepiti come elementi conflittivi. Non c'è nessuna ragione, dicevo, di alimentare un conflitto che non ha nessun fondamento reale. In questo l'Oriente ci viene in soccorso. Nella cultura orientale non vi è la percezione dualistica tra spirito e materia. La teoria di fondo che anima la cultura orientale è che la materia sia solo lo spirito più denso, ma della stessa identica sostanza sono composti, tanto il sottile quanto il denso, cambia appunto solo il grado di densità. Così noi, assistendo al processo che in Occidente, sulla scorta delle teorie monoteistiche di un Dio trascendente e sommamente spirituale, sono riusciti ad instillare nella nostra psiche, o nel cosiddetto inconscio collettivo, che la carne sia nemica dello spirito, abbiamo subito più danni da questa dottrina, piuttosto che non una serie di problemi che essa avrebbe dovuto risolvere, perché c'è stato un motivo per cui è stata introdotta questa cesura. Ma prima che la mannaia si abbattesse per separare lo spirito dalla carne, anche l'Occidente aveva una percezione di identità e continuità tra spirito e carne, e non mi riferisco solo ad alcune filosofie emerse dopo, ma soprattutto ad alcuni culti antichi, che nel corso del seminario avremo modo di affrontare, di vedere, di indagare, a partire dall'inizio di quella che potremmo storiograficamente definire la cultura medio-occidentale. Mi riferisco alla Mesopotamia e agli antichi culti dei Sumeri e dei Babilonesi. E scopriremo che proprio in quello che è considerato un po' la culla della civilizzazione, in questo medio occidente, lì la visione del mondo non separava la carne dallo spirito. E man mano che abbiamo coltivato l'idea della trascendenza di Dio, che abbiamo assistito a questa separazione. Questo ci serve per introdurre l'argomento che sarà poi l'argomento delle lezioni, che è proprio quello del rapporto tra l'erotico e lo spirituale. Due termini che il pubblico italiano non è non solo abituato a collegare, ma addirittura è abituato a vedere apertamente in conflitto. Proprio sulla scorta dell'idea che abbiamo avanzato, ne consegue una demonizzazione dei piaceri della carne, ne consegue una idea che poi si radica fortemente di peccato, di colpa, e quindi la morale o l'etica, la pretesa di un'etica universale ha separato l'erotico, e quindi il fisiologico, il corporeo, il carnale, dall'ascetico, cioè dallo spirituale, da tutto ciò che concerne lo sviluppo di una persona. Noi partiamo proprio da questo punto, il ricongiungimento ancestrale e orientale, perché in Oriente fortunatamente questa cesura non è stata così netta, tra erotismo e sviluppo spirituale. Perché questo è importante? È importante perché l'erotismo non si limita ai processi dell'eccitazione del nostro corpo, della nostra mente, o ai momenti in cui siamo intimamente coinvolti con la persona o le persone che amiamo. Erotismo è una nozione molto più larga, è una nozione che riguarda alcune dinamiche della nostra psiche. E vi faccio un esempio chiarissimo per capire quanto sia il potere di influenza di certi piccoli fattori sul nostro potere decisionale. Negli anni 50 circa, del secolo scorso, si comincia a parlare di messaggi subliminali, e voi avrete sicuramente presente che a un certo punto tra gli anni 50 e gli anni 60 sono state utilizzate queste tecniche di introduzione di immagini che durassero un solo fotogramma e quindi non percepibili consciamente dal soggetto, che ha bisogno di un po' più di fotogrammi per rendersi conto di quello che sta vedendo, ma fotografate dall'occhio e quindi introiettate dal cervello e quindi incamerate dall'inconscio. Vedo, ma non so di aver visto. Il vedere senza sapere di aver visto ha un effetto dietro le quinte della coscienza. Quando ho cominciato a lavorare sui subliminali, un esperimento che è stato fatto è stato quello di inserire immagini
ha forte, esplicito carattere sessuale, una vagina, un fallo, all'interno di pubblicità che reclamizzassero, per esempio, un elettrodomestico. Improvvisamente la vendita di quell'elettrodomestico si impenna fino al 37-38%, cioè tantissimo. Scoperto quindi il trucco della valenza che l'immagine sessuale riesce ad avere sul nostro inconscio. Ma questo è stato fatto a partire dagli studi dei padri della psicologia occidentale moderna, Freud, che non a caso ricorre a tutta quanta la terminologia che conosciamo in ambito sessuale, quando parla di libido, per esempio, di fase orale, di fase anale, perché lo sviluppo psichico del soggetto è fortemente condizionato, nel senso buono del termine, da questo tipo di dinamiche, e cercheremo di scoprire perché. Poi Jung, che ricama su questa storia, discostandosi poi naturalmente da Freud, ma anche lui rimane uno dei cardini, dei pilastri centrali di questa teoria. Scoperto questo trucco, poi arriviamo a un'era come la nostra in cui non c'è più bisogno del subliminale. Nessuno mette più il fotogramma nascosto. No, ormai è tutto esplicitato. Vendo un pennarello e ci metto la donna seminuda a fianco. Vendo l'automobile o vendo qualunque altro prodotto che non abbia tecnicamente nulla a che fare con l'erotismo, ma è intriso di elementi erotici lì intorno. Capite? Ora, questa esplicitazione dell'elemento erotico anche nel commercio ci tende a far capire che le ruote del sistema commerciale sono oliate dai fluidi sessuali, come metafora. Allora noi dobbiamo cercare di scoprire perché tutto questo ha un potere così forte in termini di influenza su di noi. L'immediatezza della sessualità è qualcosa che va ben al di là dei fattori condizionanti che, tutto sommato, hanno avuto un ruolo fondamentale anche nel rendere questi subliminali così efficaci. Perché se io dico a un bambino di non fare una cosa, ci sono buone possibilità che il bambino la faccia, e se non la fa, sono sicuro che la vorrà fare. Perché dire a una persona di non fare una certa cosa vuol dire porre la sua attenzione su quella cosa, capite? Come dire, immaginate la segnaletica, no, di un cartello stradale, no, con la freccia, lì c'è qualcosa di importante, quindi non lo devi fare, vuol dire lì c'è qualcosa di grosso. Primo punto, elementare. Ma contemporaneamente, pur vivendo in una società che nell'orecchio sinistro mi dice non lo fare, peccato, inferno, colpa, no? Così sono stati cresciuti i nostri nonni, i nostri bisnonni, eccetera. Dall'altro punto di vista, ci scontriamo con la natura e la spontaneità delle dinamiche psichiche e fisiche del nostro corpo. Quindi lo stratagemma diventa perfetto. Se io ho addestrato una persona, mentalmente o culturalmente, a fargli pensare che certe cose siano peccaminose e quindi vadano demonizzate, ma contemporaneamente lo seduco proprio con quell'arma, no, l'idea di tentazione, tra virgolette. Lui, il soggetto che ha subito questo tipo di condizionamento, si legherà indissolubilmente, come il drogato si lega a una droga, si legherà indissolubilmente a quell'infantile senso di trasgressione. L'infantile senso di trasgressione che si provava da bambini, in realtà noi lo chiamiamo evasione, perché l'idea che ci conferisce e che sia una temporanea liberazione dalla nostra prigione. Sbagliato, non è evasione, non è liberazione, è dipendenza o schiavitù. Così lo stratagemma è perfetto, non so se sono riuscito a chiarirvelo, ho cercato di semplificarlo, ma è perfetto lo stratagemma. Facendoci credere che si tratti di evasione, ci fanno dipendere dal senso infantile di trasgressione. Subdolo, ma efficace. Questo funziona finché noi siamo condizionati, cioè finché l'erotico e lo psichico saranno due realtà disgiunte, come il mito greco di Eros e Psiche, che non ha avuto bisogno di essere sviluppato in India, ovviamente, dove l'erotico è anche psichico, dove vi è perfetta continuità tra queste due realtà, come spiegato nel fantastico mito di Shiva e della sua consorte, a cui si dà per esempio il nome generico di Shakti.
Pur se non conoscete qualcosa di cultura orientale, il dio Shiva l'avrete sentito nominare tutti. È il dio che per eccellenza incarna le qualità dell'asceta, il dio dello yoga, è erotico, è il dio dell'eccitazione ed è perennemente eccitato in una serie di miti. Le consorti delle divinità in India, al di là dei loro nomi propri, vanno sotto l'etichetta generica di Shakti, che vuol dire letteralmente potenza o energia. In effetti, se uno ci pensa, che cos'è un dio privato della sua potenza? Non è un dio. Siamo o no abituati a dare al divino la caratteristica della onnipotenza, giusto? Onni, omnia, tutto. Gli è possibile fare qualunque cosa. Quindi, necessariamente, Dio deve essere integrato dalla sua potenza o energia, energeia, ergon vuol dire lavoro. E l'energia è proprio la possibilità o la capacità di mettere in moto le cose. In un antico mito della cultura hindu troviamo il dio Shiva impegnato in un coito, privo di tempo perché sempiterno, con la sua compagna o consorte, una Shakti. Finché il dio è unito alla sua consorte, cioè alla sua potenza o energia, il loro atto d'amore è così forte che non vi è lo spazio per null'altro al di fuori del loro amore. Come dire, l'attenzione di lui è talmente presa da lei e l'attenzione di lei è talmente presa da lui in questo sodalizio amoroso che non vi è lo spazio fisico per la generazione del cosmo. E questo è prima dell'inizio dei tempi. Verrà un momento in cui questo coito si interrompe nel modo in cui di solito finiscono gli atti d'amore, cioè lui eiacula, e l'eiaculazione inizia il processo conclusivo del coito, avvia la morte del coito. Nel momento in cui si separano i due corpi, cioè alla fine dell'atto d'amore, quando i due corpi si separano, lui cade addormentato, esausto dopo aver emesso la propria essenza. Cade addormentato e lei, nell'intento di risvegliarlo, cerca cioè di sedurlo nuovamente per farsi amare nuovamente, per ricominciare il loro atto d'amore, usa l'arma più appropriata nel contesto culturale orientale, ma è così anche in Medio Oriente, per sedurre la danza. La danza che nasceva come arma o come strumento artistico di seduzione. La Shakti quindi inizia a danzare con grazia intorno al corpo dormiente del dio Shiva che è sdraiato. E questa è un'immagine che vi può essere capitato di vedere, una dea danzante intorno al corpo assopito di Shiva. Shiva in quella posizione dello yoga, in quel contesto che si chiama Shava Asana, cioè un gioco di parole, Shiva, Shava. Shiva letteralmente vuol dire benevolo, Shava letteralmente vuol dire cadavere, quindi lui è nella posizione del morto, che sebbene sia una delle più semplici, apparentemente una delle più difficili da realizzare nello yoga. Ma lei continua a danzare per sedurlo e lui continua a dormire. E dormendo sogna. Dio Shiva, dotato, come spesso capita nelle divinità orientali, di tre occhi, destro e sinistro, e poi il famoso terzo occhio che si apre qui, sopra le sopracciglia. Il dio Shiva sogna attraverso il terzo occhio. Immaginate di essere al cinema e che avete presente tutti come funziona la proiezione di un film al cinema. Abbiamo un telone, noi siamo seduti come spettatori e abbiamo un proiettore che mandando le immagini sul telone ci consente la visione. Ok? Immaginate che il proiettore sia il terzo occhio del dio Shiva. E il telo è rappresentato dallo strumento di seduzione dell'arte della danza. In India come in Medio Oriente si danza con un velo. E la danza col velo serve a sedurre, perché mentre noi siamo abituati che la seduzione è un far vedere tutto e subito, e in questo siamo drogati, invece in passato giustamente la seduzione era un lascia spazio all'immaginazione. E il velo ha questa ambiguità, fa intravedere, non vedere tutto e subito. E così intravedendo
o spazio per l'immaginazione, che è il primo vero sintomo di ogni eccitazione. Il dio Shiva dormiente sogna e proietta i propri sogni, cioè i contenuti mentali, sul velo della Shakti danzante. Questo velo funge, immaginate un po' da cinema 3D, no? In realtà attraverso questo velo i sogni di Shiva diventano reali, diventano ciò che è il cosmo. E con questo mito viene spiegata la nascita del cosmo, la sua vita del cosmo, e viene spiegato tutto ciò che esiste all'interno del cosmo, inclusi noi. Difatti alcuni testi upanishadici, le Upanishad sono una letteratura che commenta e supporta la letteratura vedica, che è più antica. Upanishad letteralmente vuol dire upa in basso, ni, ivi, shad, sedersi. Sedersi in basso perché le lezioni si facevano col guru in una posizione preeminente e intorno, raccolti intorno ai suoi piedi, discepoli. Allora nella letteratura upanishadica si dice: noi viviamo nel sogno di Shiva, o noi viviamo il sogno di Shiva. Noi siamo il sogno del Dio Shiva. L'universo esisterà finché Dio dormirà, cioè finché sarà possibile questa separazione tra i due corpi, che prima erano uniti nel loro coito d'amore, e finché vi sarà lo spazio in questa separazione, esisteranno le forme molteplici sognate da Dio Shiva. Succederà, come è già successo infinite volte, e succederà infinite volte, che Dio Shiva si sveglierà dal suo sonno. E svegliandosi, come accade a noi quando i raggi del sole mattutino risvegliano, destandoci dopo la notte dal sogno, e vediamo evaporare, svanire i sogni all'alba, nel risveglio. Allo stesso modo, quando Shiva si risveglierà, l'universo si riassorbirà in se stesso, sparirà, e lui potrà tornare ad amarsi con la sua consorte, con la sua Shakti, con la sua potenza o energia, e quindi sarà la notte del cosmo. Tutto cesserà di esistere e vi sarà di nuovo solo il loro amore. Molto interessante questo mito, al di là dell'elemento poetico che avrete sicuramente colto e che lo rende anche bello da immaginare, da sentire. Molto interessante su alcuni fattori. Innanzitutto la nascita attraverso la separazione, la disgiunzione tra due cose che prima erano unite e poi si separano. Ci sono molti corrispettivi di miti che hanno questo tratto caratteristico, anche in Egitto, che culturalmente apparentemente non condivide nulla con l'India, una cultura ancestrale, antichissima e spesso mal compresa. Nell'antico Egitto anche c'è un mito della dea Nut, la dea che rappresenta il cielo stellato, e il dio Geb, confrontatelo col greco Geos, Gea, la terra, che rappresenta il dio suolo, il dio terra, uniti in un atto d'amore, lei sopra di lui. Poi, affinché qualcosa possa esistere, bisogna riuscire a staccare sti due corpi, se no non c'è lo spazio perché la materia si sviluppi. Allora interverrà un altro elemento, Shu, una divinità che spesso è rappresentata non a caso con le braccia sollevate in questo modo, che alza il corpo di lei dal corpo di lui. Lei si inarcherà, così come l'avrete vista rappresentata su varie stele, no? A contorno di una stele, e diventa la volta celeste, o l'arco del cielo, e lui resterà sotto, e così vi è lo spazio per esistere. Anche la nostra teoria scientifica, che va un po' per la maggiore, per quanto esiste in quanto teoria per ora e basta, del Big Bang, parla dell'inizio come di una scissione. Tutta la forza contenuta potenzialmente nell'intero universo era aggregata in un uno, la scissione di questa unità, come una sorta di esplosione, apre le porte all'esistenza. Da lì in poi i contenuti dell'universo scaturiscono per principio di separazione. Ma questa idea viene compensata dal suo corrispettivo complementare o opposto. Noi sappiamo, per noi vedete è dato un po' per scontato, e questa è una delle maledizioni dei tempi che stiamo vivendo, non riusciamo più a cogliere il valore del sacro in quello che viviamo, e questa è veramente una maledizione, perché un po' perché abbiamo talmente a disposizione una nomenclatura di tutte le componenti di madre natura, una possibilità di spiegarci i fenomeni anche, che li ha visti destituire della loro sacralità intrinseca, che invece era percepita
non solo dall'uomo antico, ma anche da ognuno di noi, da bambino, quando una cascata non era semplicemente la molecola dell'acqua che scende giù per la gravità, ma era un fenomeno vivo, vivente. Un arcobaleno non era semplicemente le goccioline d'acqua che spezzano il raggio di sole creando l'effetto della rifrazione della luce, no, era un miracolo che appare sotto gli occhi, capite? Tutto è sacro, questa è una delle antiche verità, le troviamo nei Veda, lo troviamo nello Zendavesta, lo troviamo in antiche culture. Questa percezione del sacro faceva sì che tra gli elementi più sacri a nostra disposizione vi fosse l'idea che l'uomo, non maschio, l'uomo come essere umano, è in grado di trasmettere la vita. Il corpo di un maschio, unendosi al corpo di una femmina, può offrire la trasmissione della vita. E questo era colto effettivamente come miracolo, come dono. Mentre per noi oggi è un po' scontata, no? Questa meccanica ridotta al suo meccanicismo, cioè svuotata di questa sacralità. Ma allora torniamo un attimo con la mente all'immagine di questi uomini antichi che colgono l'elemento sacrale, divino, il miracolo nella trasmissione della vita e unendo due forze opposte che generano qualcosa, un quid, che le superi. Questo modello della generazione, come sappiamo, è accompagnato da uno dei piaceri più intensi che l'uomo possa sperimentare. Ci piace mangiare? Sì. Ci piace bere? Sì. Ci piace ballare? Sì. Ci piace fare un sacco di cose che noi sperimentiamo, ma a livello di temporaneo cortocircuito psicofisico, poche cose sono come l'orgasmo. Non ha quasi eguali in natura per il nostro apparato psicofisico, come intensità del piacere. Perché la natura ha disposto le cose così? La scienza ci dice. La natura ha disposto le cose così perché il fatto che l'orgasmo sia accompagnato da una dose elevatissima di piacere è e costituisce un incentivo alla riproduzione, cioè un incentivo all'evoluzione della specie. Ma se guardiamo allora tutti i contesti mistici in cui coloro che si sono occupati dello sviluppo interiore hanno descritto quello che alcuni hanno chiamato illuminazione, realizzazione, nirvana, samadhi e con altri mille termini, cioè le vette sperimentabili dalla nostra coscienza nel momento della realizzazione, scopriamo che tutti, a prescindere dalla cultura, a prescindere dal culto religioso, a prescindere dal contesto dottrinale, le descrivono tutti più o meno nello stesso modo e tutti parlano di un piacere così intenso che supera di gran lunga quello dell'orgasmo. Perché la natura dovrebbe aver disposto le cose così? Forse la risposta è la stessa. Se l'orgasmo è accompagnato da un intenso piacere per incentivare e stimolare l'evoluzione della specie, anche l'illuminazione o il percorso di ascesi può essere accompagnato nella sua realizzazione da un intenso piacere per incentivare l'evoluzione del soggetto, dell'individuo. Nel nostro corpo riposano le chiavi di qualcosa che attualmente ci vede un po' dormienti da questo punto di vista. La seconda parte di quel mito che vi ho raccontato di Shiva e Shakti ci parla del velo, che è lo strumento che la Shakti utilizza per sedurre e lasciare immaginare. Questo velo ha un nome, verrà personificato in una divinità, Maya. Avrete sentito nominare il velo di Maya. Maya letteralmente dà origine all'italiano malia, che magari usiamo poco, ma se dico il verbo ammaliare sicuramente vi suona di più. Malia è una sorta di fascinazione, viene tradotto un po' come illusione, ma c'è un pericolo nell'usare la parola illusione. Nell'italiano, che va, diciamo così, per la maggiore, il termine illusione fa spesso il pari con falsità. Illusione è falso, c'è il trucco dietro, giusto? L'illusionista, per esempio, opera una serie di effetti, di fenomeni, che però come cause hanno qualcosa di, il trucco, come diciamo noi, qualcosa che destituirebbe un po' tutta la magia dell'apparire di quel fenomeno. Allora noi siamo tentati di fare pari, illusione-falsità.
Ecco perché c'è stato un po' questo malinteso, anche Schopenhauer nel mondo come volontaria a presentazione cade un po' in questo tranello del cosmo o del mondo o della natura come illusione. Non è una negazione della valenza e del valore della natura stessa. Anzi, studiando i commentatori più attenti di questi passaggi, già addirittura poco dopo i Veda, scopriamo che non è la realtà o quello che noi chiamiamo realtà ad essere illusoria, è Maya, cioè la malia, l'illusione, a essere reale, a presentarsi con i connotati di ciò che noi chiamiamo realtà. Quindi il nodo non sta nel esiste o non esiste, è proiettato o è percepito, perché questa verità i Veda l'avevano colta già nel primo dei Veda. I Veda sono la più antica letteratura di cui disponiamo in Oriente. Il primo dei Veda è del 1500 a.C., si chiama Rig Veda. Rig vuol dire, da Rich, vuol dire semplicemente le strofe mnemoniche, perché tutto scritto in una metrica adatta a essere appresa a memoria. Già lì c'era scritto che il soggetto è tutt'uno con l'oggetto percepito. Ragazzi, la stessa teoria che viene avanzata nella fisica più moderna, nella meccanica quantistica, l'impossibilità di scindere l'osservatore dall'oggetto osservato, la messa in crisi del concetto di oggettività. Questo ha dei riflessi in un Veda che è intriso naturalmente di elementi anche erotici, forse non così espliciti come finirà per essere la cultura tantrica, è intriso di una serie di elementi fondamentali per capire che nel soggetto riposano le chiavi di un tesoro che per lungo tempo e lunghi secoli, soprattutto nella nostra era, è intoccato. Ora, un conto, e io posso dire, è grave se ho dimenticato qualcosa. È molto peggio se ho dimenticato di aver dimenticato. Cioè se non sono più nella possibilità e nelle condizioni di recuperare mentalmente, anche solo mentalmente, un qualcosa che prima era di un'evidenza empirica, cioè era un mistero praticato, e che oggi è qualcosa che non sappiamo nemmeno più di dover cercare, così come siamo ammorbati o appestati dalla percezione di questa illusione per vera o per oggettiva. Allora, andando indietro, nel gioco di specchi e nell'intreccio di corrispondenze tra cultura orientale e cultura occidentale, scopriamo un altro nodo comune, molto utile per sviluppare il discorso che stiamo portando avanti. Il rapporto tra Dio, ma non tanto il Dio personificato dalle religioni, no? Questa coscienza sopra, al di sopra di noi. Dio ancora come concetto, quello che la filosofia chiama assoluto, è l'uomo, cioè l'assolutamente relativo, il finito confronto all'infinito. Perché capite che questo è stato uno dei primi scontri che l'uomo ha avuto con la realtà circostante. Guardava il mare, guardava il cielo stellato, non vedeva limiti. Quindi io, finito e limitato, io che muoio dopo X anni, mi confronto con un non finito e un non limitato in cui sono immerso. E la soluzione di questo nodo tra infinito e finito, o uomo e Dio, è specularità. L'uomo avverte dentro di sé la stessa possibilità di negazione del finito che constata nella natura, nel cosmo, nella notte stellata o nel grande mare. E comincia a porre sugli stessi piatti della bilancia, in una sorta di equivalenza o di equazione, l'assoluto, o Dio, e l'uomo, con i termini microcosmo, noi, la nostra piccola vita, la nostra breve durata, e macrocosmo, il grande e immenso bacino in cui siamo immersi, natura, e anche tutto ciò che vi è al di là di essa. Riuscite a seguirmi? In questa specularità sta la chiave del potenziale sviluppo di potenziali inespressi. Proprio quei potenziali inespressi che fino a un certo punto la cultura dello spirito, la cultura filosofica, la cultura religiosa ha espresso chiaramente. Poi, a un certo punto, hanno cessato di essere raccontati. Così uno prende
gli sciamani del Nord America, gli sciamani del Sud America, gli aborigeni dell'Australia, le culture tribali africane, l'antica Mesopotamia, l'antico Egitto, tutta la cultura che si sviluppa in Occidente a livello spirituale, fino al grande nord dei Germani o dei Balti, dell'Est, e poi vado in India, e poi vado in Cina e vedo che tutti parlano di intelligenze non incarnate con cui entrare in relazione, possibilità di dialogo o di comunicazione con entità, esseri di altri piani di esistenza, mondi, mondi paralleli, mondi inferiori, mondi superiori, all'interno una serie di gerarchie di entità esistenti, i modi con cui entrare in comunicazione con essi, la possibilità per l'uomo di rappresentare un nodo o un punto di congiunzione che può estendersi infinitamente in basso ed infinitamente in alto senza alcun limite. Poteri sovrumani, telepatia, comunicazioni sottili, chiaroveggenza, chiaroaudienza, possibilità di muoversi nello spazio a proprio piacimento, bilocazione o polilocazione, tutti hanno parlato di queste cose, tutti, sempre. Erano pazzi, erano allucinati, si drogavano tutti. No, perché noi siamo in un'epoca in cui con un pizzico di arroganza diciamo, beh, quello in fondo era un modo di interpretare, una visione delle cose. Però poi, cavoli, vado a vedere e scopro che non si trattava semplicemente di metafore, similitudini, letteratura, fantasticherie, l'equivalente della fiction di oggi, passatempo degli antichi, perché avevano una serie di esercizi pratici per ottenerli, per entrare in rapporto, eccetera, eccetera. Sognavano? O erano allucinati? O forse possiamo anche prendere in considerazione la visione opposta, cioè da 4 secoli, 3 secoli a questa parte siamo noi che ci siamo addormentati e non sappiamo più, non ci rendiamo più conto di poter avere accesso a qualcosa che è stato descritto in certi modi. Certo, voi mi direte, vabbè, se io all'epoca vedevo un fulmine e anziché prenderlo per le cariche elettriche, lo scontro dell'aria fredda e calda, alla fine viene fuori il fulmine, lo prendo per un'informazione divina, è perché la mia mente, cioè la cultura dell'epoca, me lo fa interpretare così. Giustamente, uno può anche destituirli, no? Di quel fondamento un po' romantico, un po' poetico che aveva caratterizzato l'uomo antico. Ma non è questo il punto. Il punto è, disponiamo di una serie di potenziali non espressi. A cosa serviva lo yoga? Che è una scienza millenaria che precede, anticipa di millenni l'invasione della popolazione aria, in italiano ariani, quelli che hanno invaso l'India intorno al 2500-2000 a.C. e che hanno inaugurato la cultura hindu e si sono già imbattuti nella cultura yoga. Serviva a rilassarsi? Nel 3000 a.C., da che cosa dovevo staccare la spina? Scleravo per il traffico, queste cose qua? No. Disciplina. Metodi psicofisici. Mettere alla prova il corpo, la mente e lo spirito, che non sono tre entità separate, ma sono un tutt'uno, attraverso esercizi che sono insoliti rispetto alla gabbia dell'illusione o dell'ipnosi collettiva in cui mi muovo. Noi parliamo e sembra che la voce ci sia stata data solo per cantare o per comunicare. Sbagliato, è una vibrazione. Siamo abituati noi a usarla come forma di vibrazione per pulire i canali della nostra coscienza? No, ma in certi contesti culturali sì. Noi pensiamo, e il pensiero spesso è un trastullo della mente, quindi a meno che non siamo impegnati in qualche operazione di analisi che ci serva per qualche motivo a congegnare qualcosa, noi pensiamo anche solo per distrarci, per cullarci, per giochicchiare con la mente. Ma abbiamo provato a tenere il pensiero fisso e concentrato su un singolo oggetto e provare a vedere che cosa succede quando fluisce su un singolo oggetto? Noi ci amiamo. Ci amiamo, ci eccitiamo, ci uniamo ai corpi delle persone che ci piacciono e che sembra quasi che la soddisfazione sia lì, nell'immediato. Abbiamo provato a trasformare l'erotismo in qualcos'altro, anziché in un fine, in un mezzo. Io credo che il vero esoterismo oggi debba essere concepito a partire da quelle che sono le zone d'ombra della scienza. Credo che il vero esoterismo oggi abiti nella
nelle zone oscure o zone d'ombra della neurologia o della neuropsichiatria, della microbiologia molecolare, della fisica subatomica o della meccanica dei quanti. In questo senso, il ricongiungimento tra lo spirito e la materia, o tra energia e massa, avrà parecchio da dirci prossimamente. Oggi facciamo un po' i pionieri. Siamo a cavallo tra due ere. Sembra quasi che ci siamo tolti un vestito che ci stava ormai stretto, logoro. Non crediamo più a tutte queste cose, ci ha raccontato. Ma non abbiamo ancora indossato un vestito nuovo. E quindi ci sentiamo un po' nudi, un po' scomodi, siamo in cerca di qualcosa. Questo qualcosa potrà essere trovato sicuramente in e mediante se stessi. Ora, un seminario come quello che vi proporrò si concentrerà su un aspetto in particolare, perché all'interno di un'accademia come questa e dello splendido lavoro che sta portando avanti Carlo e le persone che lo supportano, vi sono competenze specifiche per vari ambiti, dall'alimentazione al modo in cui trattare il nostro respiro, al modo in cui trattare la nostra immagine, al modo in cui trattare l'ambiente in cui ci muoviamo, ecc. Uno dei modi più forti in cui rapportarsi a se stessi è la comprensione delle dinamiche dell'eccitazione, dell'erotismo e più strettamente della, a grande raggio, no? Insomma, con un'etichetta un po' larga, della sessualità. Noi, abituati come siamo a viverla come un fine, e un fine non solo perché ci piaccia, come dicevo prima, è un po' l'esempio della soddisfazione immediata di un piacere. No, c'è anche molto di più in questa finalità. Conosco una persona, questa persona mi attrae, questa persona è attratta da me, ci innamoriamo. Succede che il magnetismo che intercorre tra i due li fa escludere tutto l'esterno per unirsi. In questa loro unione cominciano a unirsi carnalmente. Nell'unirsi carnalmente ne traggono reciproca soddisfazione non solo in termini di piacere carnale, ma è qualcosa di molto più profondo, molto più sottile. L'amore, con tutte le accezioni che possiamo dare a questo termine. Ma cosa succede dopo un po'? Succede che quando ho soddisfatto più volte quel desiderio di attrazione che animava gli amanti, a farne le spese è il desiderio. E una volta che uno ha soddisfatto X volte e ha celebrato a sufficienza il proprio amore, ad abbassarsi è l'intensità del desiderio. Questo accade perché noi viviamo l'erotismo come un fine. Non è neanche colpa nostra, naturalmente. Torniamo al discorso del bambino. Non fare questo! E grazie. E se mi dici non fare questo, mi neghi la possibilità di lavorarci sopra. Potrò farmene solo un fine. Se mi dici non fare questo, o sarà uno scopo, o sarà uno scopo, cioè non ci sono alternative. Ben diverso da dire, conosci questo aspetto, lavoraci sopra, esso possiede le chiavi della tua liberazione e illuminazione, ma contemporaneamente può contenere le chiavi della tua dipendenza o distruzione. Ma è ben diverso. Ecco perché demonizzarlo. Non credo personalmente che fosse un discorso di pruderie morale dei primi teorici delle religioni del modello giudaico cristiano, quello di demonizzare la sessualità per qualche ragione puramente di pudore o etica. No, è stato colto che lì vi è un potere tale per cui l'uomo può liberarsi, illuminarsi o, al contrario, ammorbarsi in qualche forma di dipendenza. Ma torniamo al punto di prima. L'etica, la morale, ethos è il comportamento, mores sono i costumi, quindi il comportamento e i costumi. L'etica e la morale, quando ha una pretesa di universalizzazione, combina più guai di quanti ne vorrebbe preservare. Possiamo arrivare a dire che è proprio l'etica la madre della devianza, è proprio la morale ad aver sancito il parto della perversione. Perché senza queste ristrettezze o restrizioni non si creerebbero le nevrosi che portano una persona poi a esplodere. Se io compro una pentola a pressione priva di una valvola, nel momento in cui metto sul gas la pentola a pressione, dopo un po', boom,
esplode. È necessario per la funzione della pentola a pressione la valvola. Quella valvola poi ciascuno di noi magari l'ha trovata a modo suo. Ma mentre tutti capiscono chiaramente, senza problemi, perché è elementare Watson, tutti capiscono che unirsi sessualmente a una persona produce un gran quantitativo di energia. Pensate, quanto se ne va in calore, calore speciale, non quel calore del footing a Piazza d'Armi, un calore diverso, più simile a quello che si può sperimentare in meditazione, nello yoga. Calore, sudore, gemiti, sospiri, tutto questo che cos'è? Energia, manifestazione di energia, non energia, qualche fantasticheria di energia, energia come ce l'hanno insegnata, la definizione di energia che ci hanno insegnato a scuola, è uguale la capacità di compiere un lavoro, né più né meno, quella energia, l'energia di cui parla ogni fisica, la capacità di compiere un lavoro, eh? Non stiamo chiamando in causa strane forme sottili, no, no, l'energia. Questa energia tutti capiamo che viene sviluppata enormemente durante un atto d'amore. Ben pochi di noi capiscono però che può essere messa al servizio di qualcos'altro. Perché siamo abituati a vivere la sessualità come, ripeto, uno scopo, proprio per i discorsi che ci sono stati fatti. O lo fai per procreare, o se lo fai per indugiare nel piacere, no, non va bene. C'è un rischio lì. Comunque sempre di fine si tratta. Capite, no? Mi riuscite a seguire? Poi prendo le vecchie immagini, le incisioni, le stampe, le rappresentazioni, i rilievi dei templi della Cina o dell'India antica. E vedo scene di sesso, di gruppo di solito. Quelle che noi oggi tenebrosamente chiameremmo come una somma perversione, no? L'orgia, no? Vedo queste scene di sesso di gruppo, calate spesso in contesti culturali, con facce che non hanno i connotati della bestia, no? Animata da chissà quale frenesia animale o di perversione. No, no. Sorrisi estatici, compostezza. E la cosa più curiosa, almeno a me ha attratto fortemente l'attenzione, era vedere questi corpi uniti e mentre erano uniti dalla penetrazione, vedere che uno sta leggendo un'invocazione, che uno sta suonando uno strumento, che uno regge un oggetto magico, che uno assume un gesto. Cavolo, stanno facendo sesso, ma stanno facendo anche qualcos'altro. Cioè vi immaginate voi, per come siamo abituati a noi a vivere il contesto sessuale, che mentre uno sta facendo l'amore col proprio partner, quello legge? Schiaffoni e via, no? E allora questo ci deve insegnare qualcosa. Si può accendere il fuoco per guardare il fuoco. Un po' quello che facciamo noi, facciamo sesso per goderci il sesso o l'amore. Si può accendere il fuoco per metterci sopra una padella o una pentola e cucinare un piatto. Il fuoco sarà una delle metafore più utilizzate per raccontare questa storia del corpo. In effetti pensate, noi oggi abbiamo gli accendini in tasca, accendi un fuoco così con un clic, ma una volta come si accendeva il fuoco? O con lo sfregamento delle pietre focali, ok? Ma più diffuso, molto più diffuso, era il legno. Prendi un bastoncino appuntito, prendi una tavoletta di legno con un solco, infila il bastoncino in quel solco, vi ricorda qualcosa? Strofina. Dopo un po', a furia di scaldarsi, scintilla, fumo, scintilla, fiamma. Ci ricorda qualcosa? Prendi un bastoncino, filalo in una fessura, strofina. Questa immagine è quella del coito. Difatti in India il bastoncino lo chiamano linga, che è il nome che danno al fallo, e la fessura incisa nella tavoletta di legno la chiamano yoni, che è il modo in cui chiamano la vagina. Infila linga nella yoni e strofina. Ah, fuoco. L'accensione del fuoco, che vi ricordo non è stato il modo solo per ripararsi dal freddo, quindi allungare la vita delle persone, illuminare la notte, quindi consentire di conoscere, non solo nella parte diurna ma nella fase notturna, e riuscire a, oltre che scaldare e illuminare, cucinare il cibo, altro elemento che ha allungato la vita. Ma non solo, la funzione del fuoco è stata quella di televisione, consentitemi questo termine, dei nostri avi.
Avete presente voi oggi entrate in una stanza dove qualcuno che conoscete sta guardando la TV. Fate astrazione dal fatto che guardi la TV, guardate lui e dite: oh, sembra ipnotizzato, no? Uno è lì così davanti a qualcosa che spara delle immagini. In assenza della TV c'era il falò. Siete mai stati davanti a un camino, no? Quanto potreste stare a guardare la danza delle fiamme davanti a un camino? A oltranza. Il potere del fuoco, ipnotico oserei quasi dire, è quello in qualche modo di richiamare in noi un simbolo ancestrale ed archetipico. Gli indiani chiamavano il fuoco la bocca degli dèi, perché gli devi dare da mangiare per tenerlo vivo. Non diciamo anche noi in italiano, alimentare il fuoco. E questa bocca digerisce, mastica e digerisce ciò che viene messo nella fiamma, con un processo di trasformazione che diventa un'efficace immagine di quello che può accadere a un soggetto quando quella viva fiamma attiva i processi di sviluppo spirituale e di autotrasformazione. Chiaro. Ma non è solo l'immagine del soggetto e della sua fiamma, diventerà anche l'immagine del coito per il modo in cui viene acceso il fuoco. Allora verrà posto un parallelismo tra sviluppo spirituale e generazione di un figlio. In che senso? Mi spiego un po' meglio. Vi ricordate la teoria di Jung per cui nella nostra psiche sono presenti tutti i contrari e che le dinamiche della nostra psiche funzionano in base all'interazione tra gli opposti? Cioè, avete presente questa storia? È vero o non è vero che la nostra mente è polarizzata nei nostri due punti opposti o estremi di bene male, giusto sbagliato, puro impuro, bello brutto, gradevole sgradevole, piacevole? Ok, ci siamo capiti, no? Noi funzioniamo così, questo è il nostro sistema di orientamento. Ma è anche vero che il progresso e la possibilità di evoluzione viene proprio dall'amore tra i due opposti, cioè dalla loro interazione, e dalla possibilità che ne nasca un figlio da questa interazione. Jung parlava del sé e diceva che il sé è la componente più intima e rappresentativa di un soggetto, la parte più intima del cuore di un uomo, quella che rende me proprio me, quella che rende te proprio te, quella che rende ciascuno di noi proprio ciascuno di noi. Questo sé dorme nella sua dimora che è l'inconscio, e noi siamo identificati con la superficie della coscienza anziché con le profondità. L'ego, latino per io, giusto? Così noi, quando diciamo, perché che senso avrebbe dire il mio sé è, il mio sé fa, il mio sé vuole in terza persona? Se sto parlando di me, è perché non viviamo identificati con sé, viviamo identificati con l'io, giusto? Il modo di far emergere il sé, il cui linguaggio è simbolico e non linguaggio verbale dell'io, è proprio quello di instaurare un ponte di contatto tra la superficie e la profondità, tra i paradisi e gli inferi, superando l'opposizione e il conflitto tra i termini che costituiscono i nostri poli di orientamento nelle azioni della vita. Bene, male, giusto, sbagliato, eccetera, eccetera. Questo è possibile farlo? Sì, perché ciascuno degli strumenti per farlo è già presente in noi. Amore diventa il modo in cui far interagire queste opposizioni. La risoluzione dei conflitti fa emergere sé come un figlio a tutti gli effetti. E il progresso spirituale viene proprio nell'immaginario antico paragonato alla generazione di un figlio, come un maschio unendosi a una femmina è in grado di trasmettere la vita, il che è un miracolo. Così all'interno della psiche di ogni soggetto, se la parte maschile si unisce con la parte femminile, se il nostro Shiva torna a unirsi con la sua Shakti, ecco che come risultato abbiamo la generazione di un figlio o sé stessi su un piano più elevato. E vi è quindi questo paradigma di confronto tra queste due realtà, la generazione di un figlio e il progresso spirituale, parte esterna e parte interna, potremmo dire. Questo è frutto di una dinamica d'amore. Riesco a darvi un po' l'idea di quanti simboli abbiano un ruolo chiave in tutto questo sviluppo. Scopriremo, e qui lo vedrete sfogliando i titoli, no? Ovviamente non sono messe a caso le lezioni, sono strutturate, ormai ho portato avanti questo seminario da alcuni anni, sono strutturati
in modo tale da seguire un percorso che parta da zero, e non perché io reputi che chi è di fronte non abbia nozioni in questo ambito, ma semplicemente perché non si può dare per scontato, e in questa sede non daremo per scontato nemmeno lo scontato, è l'ovvio, capite? Perché si parte dai tantra? I tantra non sono la più antica concezione di un erotismo spirituale. I tantra hindu sono, per quanto possano essere fatti risalire fino ai primi secoli avanti Cristo, sono ben lontani nel tempo rispetto alle dinamiche di Babilonia o dei Sumeri, dove una scienza sacra dell'erotismo veniva praticata. Partiamo dai tantra perché i tantra sono i più strutturati, sono quelli di cui abbiamo testi completi, abbiamo un corpus dottrinale infinitamente complesso nell'ambito dei tantra. Partiamo da lì perché lì vengono gettate le basi di un'etica che è abbastanza vicina alle problematiche con cui siamo entrati in conflitto noi occidentali parlando di questa materia. Partiremo proprio da, vedete, lo spirito nella carne, quindi proprio il concetto di impastare lo spirito e la carne con dei lavori, la meditazione è un ottimo esempio. La via della mano destra e la via della mano sinistra, che sarà il modo di approfondire alcune differenze, ma soprattutto i principi filosofici che sono alla base dei tantra. Come è possibile trasformare l'erotismo in un mezzo? E non solo, una volta che ho capito che posso trasformare l'erotismo in un mezzo, tutta quell'energia che si spreca normalmente nel calore, nel sudore, nei sospiri, nei gemiti, nelle emozioni, nelle sensazioni, posso metterla a servizio di che cosa? Capiremo quindi che c'è anche un'etica dei tantra, e qui siamo tremendamente condizionati. Parleremo di possesso, proprietà del corpo altrui, questo accampare pretese in una dinamica spesso animale o territoriale, che non ci fa vivere con sommo rispetto la divinità presente in ogni altro soggetto. Chi sono io per avere i copyrights del corpo di un'altra persona, quando forse non ho nemmeno i miei? Cioè, fino in fondo non mi possiedo neanche io. Allora dobbiamo giustificare queste dinamiche, perché scopriremo che la chiave di volta dell'amore è la libertà. Due parole bellissime, ma che se messe vicine creano un'apparente distorsione. Due sante parole, due chiavi di volta di ogni sviluppo spirituale, amore e libertà. C'è un modo per coniugarle, i tantra ci insegnano qualcosa a questo proposito. E questo sarà, questo discorso sull'etica darà il senso della sessualità mistica, ci consentirà anche di percepire quanto alcune dinamiche come la gelosia o l'attaccamento, che spesso vengono scambiate per un voler bene all'altra persona, siano fondate sulla paura. E la paura è una forza o una debolezza? Debolezza. È una debolezza. E l'amore è una forza o una debolezza? È una forza, non si vede come possano essere coniugate così bene. E quindi questo sarà sicuramente un argomento interessante, perché finiremo per parlare del concetto del peccato e del senso di colpa. Allora dobbiamo scardinare un po' all'inizio questo percorso millenario che ci ha abituato, anche nel terzo incontro, vedete, l'erotismo come forma di preghiera e la santità del piacere. Dobbiamo fare il lavoro opposto rispetto a quello che ci è stato instillato fino a questo momento. Si può fare del piacere uno strumento di elevazione? Le scienze dello spirito ci dicono sì, si può fare del piacere uno strumento di elevazione. Non è vero che col piacere si va solo all'inferno. Non dobbiamo temere che alcun Dio possa punirci se legittimamente vogliamo godere. Su qualunque piano si possa esprimere questo tipo di godimento. E poi l'elemento della Shakti che dobbiamo approfondire. Tutte le scienze orientali legate all'erotismo e alla spiritualità e le scienze dello spirito antico divinizzano l'elemento femminile. Perché? Noi siamo arrivati al punto o il polo opposto. Da un'antica era di matriarcato, da un'antica era in cui si credeva persino nella partenogenesi, tanto non si erano intuite le dinamiche sessuali, da un'antica era in cui la donna ha una posizione preminente, arriviamo poi man mano,
giudaismo e cristianesimo e più tardi l'Islam, all'era del padre o del figlio, comunque maschio, che vede relegare la donna in una posizione subordinata. C'è stato un rovesciamento dei termini. Pensate che io oggi, se prendo 10 persone e dico abbinate il termine attivo e passivo ai termini maschile e femminile, 9 su 10 mi dicono maschio attivo, femmina passiva. Poi studio i tantra, ho la storiella che vi ho raccontato prima di Shiva e Shakti, e lui è passivo, dorme. Lei è attiva, danza. La natura e il femminile sono la parte dinamica. Lui è l'asse della ruota, lui è il trascendente e lei è l'immanente. L'adorazione della dea è più accessibile dell'adorazione del Dio, almeno nel modello tantrico e nella maggior parte dei modelli tantrici. Perché in lei, nella lei, nel femminio, è riposta la potenza, shakti, o energia. E ciò che sarà possibile a lui e a loro, una volta uniti, sarà possibile perché lei ha la forza di risvegliare o accendere quel fuoco. E questo ovviamente ci metterà nelle condizioni di analizzare uno dei grandi problemi della società occidentale. 3.500 anni o 4.000 anni di stupidaggini sul sesso debole, no? Sul maschio forte, attivo, che va in giro, lei la donna del focolare a casa, con i bambini, che cucina. Sapete che l'archetipo era esattamente rovesciato nell'antichità, anche mesopotamica. Donna uguale guerriera e prostituta sacra. Cioè prostituta vuol dire libera, non prostituta nel senso in cui oggi degradatamente intendiamo una vittima dei racket costretta a vendere il corpo. No, no, no. Sacralità. Allora questa donna libera, sciolta da vincoli e guerriera, è un archetipo radicalmente opposto a quello della maternità, della moglie fedele, della vergine sottomessa, che ha imperato in questi anni, fino al punto di cancellare alcune componenti dal femmineo. Cercheremo di ristanare il femmineo sacro. E vedremo anche la dialettica tra castità e piacere. Questo sarà un tema interessantissimo. Nella mitologia erotica ci sono un sacco di miti a sfondo erotico, non solo in India, in Egitto, per esempio. Noi faremo un po' di mitologia erotica, o Babilonia, che vi ho citato prima. Perché? Non tanto perché è divertente la mitologia, come può essere divertente quella storia che vi ho raccontato prima di Shiva e della sua Shakti, ma perché ci dà lo spunto per parlare del rapporto tra la castità e il piacere, mettendo in crisi quel senso di colpa che è generato da una cattiva interpretazione del rapporto tra castità e piacere. Scopriremo che la castità non è la resistenza a oltranza da una presunta tentazione. Quindi nessuna antinaturalità, al contrario, in alcuni modelli tantrici la castità è al servizio di un rafforzamento delle proprie qualità sessuali, un temporaneo stacco per riacquisire pienamente le forze che rendono poi il seme o l'impeto orgasmico pienamente funzionanti. Dopo un lavoro sulle polarità maschile e femminile, dove entreranno in causa Jung, ma anche l'ermetismo classico, persino alcuni personaggi, io ve li citerò, uno importante, un certo Pascal Randolph, che scrive, un americano che scrive circa 2 secoli fa, ed è il primo a utilizzare l'espressione sex magic, magia sessuale, tanto usata oggi poi anche da Crowley o da altri personaggi importanti dell'Occidente, del revival tantrico d'Occidente. Primo fu questo Pascal Randolph, non abbiamo quasi nulla di suo come scritti, ma abbiamo le sue teorie. E le sue teorie sulle polarità e le inversioni delle polarità nel gioco delle coppie all'interno dell'erotismo mistico sono incredibilmente simili alle teorie antichissime dell'India, che egli difficilmente poteva conoscere perché non era ancora un'epoca in cui i testi tantrici erano stati tradotti in almeno una lingua occidentale. Ci confronteremo con definizioni come quella di rito, che saranno importantissime, perché scopriremo che l'elemento protagonista non è il sesso, ma è il rito. L'erotismo messo al servizio di uno strumento, il rito, che serve per innescare una serie di processi che garantiscono una modificazione o un'alterazione della propria coscienza e del proprio stato percettivo.
Quindi ci leveremo un po' di pregiudizi dalla testa, perché se io dico rito oggi, la maggior parte delle persone o ne fa un collegamento alla religione, no? Rito asservito alla fede, oppure magari un po' sinistro, un po' inquietante, boh, rito, ci deve essere qualcosa di strano in mezzo. No, daremo le definizioni a partire dai Veda. Di rito scopriremo l'universalità di queste definizioni e ci immergeremo quindi nella possibilità di interpretare come lo sviluppo di una volontà, come la creazione di un'aura comune tra i due poli che sono maschio e femmina nella loro unione, e soprattutto questa teoria di un piano intermedio che alcuni hanno chiamato piano astrale, alcuni hanno chiamato cielo intermedio, alcuni hanno chiamato il piano del desiderio, alcuni hanno chiamato inconscio collettivo, sia proprio quello che può fornire il plasma in cui la volontà si modella e attivi i processi o di autotrasformazione o di realizzazione del proprio desiderio, proprio a partire da basi erotiche. E poi, naturalmente, importantissimo spiegare tutti questi fenomeni alla luce della fisiologia del corpo sottile. Tutto l'Oriente ha descritto una seconda anatomia che convive con la nostra fisiologia densa, fatta di canali, di punti, di flussi, di ruote di energia, e hanno addirittura costruito i loro modelli terapeutici su questa energia. Ora io mi chiedo, erano stupidi da tenere in piedi lo stesso modello terapeutico per 3500 anni pressoché invariabilmente se non avesse dato risultati? E si tratta solo di effetto placebo? C'è un corpo sottile. Perché la scienza non l'ha ancora misurato? Perché non hanno osservato i chakra? Perché sono fatti e costituiti della stessa identica energia che fa la differenza tra un corpo vivo e un corpo morto. Di quell'energia che finché c'è, fossi anche in coma profondo, tiene le mie cellule unite. Quando non c'è, avvia il processo di decomposizione. Se la scienza arriva a misurare quello, abbiamo in mano il segreto, le chiavi di quello che la scienza stessa chiama vita. Capite? Eppure queste coincidono con buona parte del nostro sistema endocrino, abbarbicato intorno al sistema nervoso centrale, coadiuvato dalla presenza del parasimpatico e dell'ortosimpatico, che si intrecciano ad ogni chakra. Ecco lo spirito nella materia, ecco la congiunzione, il ponte, l'anello di congiunzione o il nodo che riunisce l'elemento spirituale e l'elemento denso, fisiologico. Allenandosi a certi usi della voce, usi della concentrazione, usi dell'erotismo, usi dell'eccitazione, usi della respirazione, tutto ciò che noi diamo per scontato e ovvio senza utilizzarlo, anche in contesti rituali si può modificare lo stato psichico, percettivo, avviare processi di autotrasformazione, superare la limitatezza, cogliere il macrocosmo nel microcosmo, partire dal corpo per andare oltre il corpo, partire dalla mente per andare oltre la mente. Capite? Chiuderemo con il primo blocco, i misteri biblici. E qui uno potrebbe dirsi, ma come? Ma proprio quelle teorie che sono state così dure nei confronti dell'erotismo nasconderebbero forse elementi? Sì, ebbene sì. I testi sacri sono testi sacri. Un conto sono i testi sacri degli ispirati. Un conto è l'elaborazione a tavolino di una religione. Allora ci mettiamo noi due, a partire dal testo ispirato sacro scritto da lei, e cominciamo a dire allora precetti morali, cominciamo a dire allora questo un insieme di valori, no? Imponiamo questa serie di valori, dobbiamo decidere una serie di punizioni e di pene per eventuali colpe e violazioni della norma. Allora bla bla bla, cominciamo a strutturare tutte cose che non sono la sacralità del testo ispirato, che non sono il movente della rivelazione, sono il movente delle religioni. Cioè politica, alla fine, cercare di controllare la gente. Il testo sacro invece può essere letto sempre su più livelli. L'unico modo in cui non va letto il testo sacro è non leggerlo, cioè non interpretarlo. Se lo prendo alla lettera sono spacciato, perché il testo sacro vuol dire sempre qualcosa di più o di altro rispetto a quello che c'è scritto. Prenderlo alla lettera è livello basico.
Pensate se io dovessi prendere la Bibbia alla lettera e dovessi pensare che l'universo è stato creato in 7 giorni, che Noè ha costruito un'arca e ci ha messo coppie di animali, che il popolo ebraico condotto da Mosè, il popolo di Israele condotto da Mosè ha attraversato il Mar Rosso in una notte mentre un vento spingeva le acque tenendole separate, benché vada finisce per essere una fiaba e rischia di ridicolizzare il valore dei testi sacri. Simboli, cioè codice, questa è la natura dei testi sacri. Mi spiego? Allora scendiamo nel codice. Parleremo della più conosciuta, delle storielle della Genesi. Adamo, Eva, un giardino e un serpente. Ci sono tutti gli ingredienti tantrici. Un maschio, una femmina, un serpente, Kundalini, un giardino, un albero. E spiegheremo, alla luce della sapienza tantrica, dopo il percorso che avremo fatto, come leggere questa storia. In un secondo blocco scenderemo invece decisamente più nell'aspetto pratico. L'uso e l'importanza di quelle componenti orgasmiche che si traducono in una vera e propria evocazione di certe forze presenti nell'uomo. Ex-vocare vuol dire chiamare fuori da sé. Invocare è il contrario, vuol dire chiamare dentro. Quando uno eiacula, ex-voca, cioè sta evocando parte della propria essenza. E perché le secrezioni si chiamano così? Perché il verbo secernere al participio passato si coniuga secreto? Perché il segreto celato nei testi sacri è proprio riferito al secreto. Entreremo in un regno che, vi assicuro, in Italia, a livello di divulgazione pubblica, fuori da circuiti esoterici, misterici, occulti, iniziatici, non è praticamente mai stato trattato. Non lo dico per tirarmela, naturalmente, lo dico solo perché entreremo in un argomento delicato. Ci vuole un prima per affrontare questo dopo. Se vedete il secondo blocco, partiamo da Babilonia, dall'antico Egitto, sui segreti sessuali, la teoria dell'eccesso che è alla base di molte mitologie ma anche di molte pratiche, e poi quali destini riservare al seme, come veniva trattato il meccanismo dell'eiaculazione persino nell'Antico Testamento, celato a volte in alcune storie o esplicitamente raccontato in altre storie. Onan, l'avete sentito nominare? Sì. Onanismo, la frenesia masturbatoria. Da dove viene il termine? Da un tipo che si chiamava Onan, Genesi capitolo 38. Vado a leggere la storia di questo Onan. Onan si masturbava? No, non c'è il minimo cenno alla masturbazione. Perché ne ha fatto una scusa per condannare la masturbazione? Onan doveva semplicemente sostituire suo fratello che era morto con la moglie del fratello, perché il fratello era morto e il costume della legge ebraica imponeva che se moriva un marito e non aveva ancora avuto una prole, il fratello di lui lo sostituisse con la moglie, con la cognata, eh? E Onan si univa carnalmente, poi si staccava perché tormentato da questo dubbio, ma allora se avrò dei figli non saranno miei figli ma saranno il mio fratello morto, e versava il seme per terra. Detto così chiaro e tondo. Quindi Onan non è legato alla masturbazione, semmai al coitus interruptus, se proprio vogliamo essere. Allora proveremo anche a spiegare, no, queste dinamiche alla luce di una valenza che avrà dovuto assumere il seme da Oriente a Occidente. Parleremo poi delle posizioni del coito, del sesso orale, del sesso anale, dell'omosessualità nella tradizione, tutto secondo gli vecchi scritti da Oriente a Occidente. E non per fare un po' di scandalo, chiaramente, no, no, no. Alla luce di quello che avremo spiegato prima, ci approcceremo a certe pratiche, vedendo come la pensavano antica Roma, antica Grecia, l'India, la Cina, l'Islam, della mistica islamica, a proposito di omosessualità, a proposito di sesso orale, a proposito di sesso di gruppo addirittura, l'orgia rituale. Esiste una storia, una tradizione del sesso di gruppo, vi citavo prima, una serie di incisioni. Per noi oggi è ridotto a poco più che una perversione, così come buona parte delle attività sessuali che vi ho appena citato. Chi è finito dalla parte sbagliata? Chi ha più limiti? Se noi non sappiamo più farcene qualcosa di queste cose, è ovvio che sono fregato. Mentre invece scopriremo come venivano trattate alla luce di alcune correnti sapienziali, magari eterodosse, rispetto, no? Anche i tantra sono eterodossi, mica sono un buon
modo per parlare di com'era l'ortodossia indù dell'epoca, per carità, l'India dei sacerdoti era come il Vaticano, per dire, cioè con tutta una serie di limiti. Beh, non è che dobbiamo fare i pregiudizi alla rovescia e credere che l'India sia al posto degli illuminati, dei santoni, dei liberi e del sesso tantrico. No, 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 quando si parla di tantra si parla di minuscole percentuali rispetto all'India culturale. Quindi attenzione a non rovesciare i pregiudizi, che poi a volte facciamo questo errore, no? Creiamo delle etichette, ma vi pare che un paese di 1 miliardo di persone possa avere più o meno tutti la stessa idea, pensare allo stesso modo? Ovviamente no, ce n'è per tutti i gusti, come si suol dire, ma sarà un seminario concentrato sulle relazioni tra erotismo e spiritualità. E infine, la parte conclusiva dell'ultimo blocco, entrerà in alcune delle dinamiche pratiche, cioè quali esercizi fare, in che modo allestire eventualmente un rito per trasformare, sublimare il proprio rapporto erotico con il partner amato o con la persona che in quel momento ci attrae, o fosse anche un'esperienza di gruppo, come trasformarla in una forma elevata di preghiera, meditazione, autotrasformazione, autosviluppo, suggerimenti pratici. E poi ovviamente una parte un po' più scomoda, che sarà compresa bene solo alla luce del percorso fatto prima, sul cristianesimo. E se affrontiamo l'ebraismo e l'Antico Testamento, non possiamo pensare che anche il cristianesimo sia scevro da queste relazioni celate dietro pesanti simbolismi con l'erotismo mistico. Allora indagheremo una visione tantrica del Cristo, un ruolo come quello della Maddalena interpretato alla luce delle nozioni che impareremo sulla Shakti, la crocifissione come un simbolo di qualcosa di legato alla sessualità, un confronto tra Cristo e Kundalini, e scopriremo addirittura come, con alcuni testi del III e IV secolo d.C., venivano ancora tacciati di eresia, sono testi degli eresiologi Ippolito, Epifanius, che scrivono questi testi, tipo il Panarion, che è stato solo tradotto di recente in italiano, oppure alcuni frammenti dei concili ecumenici del III, IV, V, VI e VII secolo d.C., in cui scopriremo che nel Tempio, Chiesa, durante quello che più tardi verrà chiamato Messa, ma che all'epoca si chiamava Agape, cioè amore in greco, si faceva qualcosa di diverso da quello che possiamo immaginare. Qualcosa che ci è stato taciuto, tant'è che sappiate che per esempio nel concilio di Laodicea del III secolo io ho dovuto fare una ricerca per trovarlo persino su internet, perché in italiano non c'è. Allora, mi sbatto, lo trovo in inglese, III secolo d.C., 360 e qualcosa, c'è questo concilio ecumenico dove si gettano le basi. Da questo momento è fatto divieto ai fedeli cristiani di recare il giaciglio nel tempio per evitare di rendere troppo comodo l'amore. Ma come? Io nel III secolo d.C. devo vedere arrivare a proibire di portarsi il letto in chiesa perché l'amore è troppo comodo. Ma cosa facevano? Qualche dubbio ci deve venire. E noi ovviamente indagheremo questa faccenda. Qui concludo, qualche ultima annotazione sui personaggi che hanno reso possibile il revival tantrico tra il 1800 e il 1900, sfidando il puritanesimo più estremo, il modello vittoriano e le restrizioni di una cultura che era peggio di quella in cui viviamo oggi, e che, a costo di sacrificare pienamente la propria immagine, sono riusciti a contribuire in maniera importantissima e fondamentale alla riabilitazione di questo argomento, che era quasi ormai sepolto e dimenticato, e che ci consente magari di essere qui a organizzare un seminario di questo tipo oggi nel 2012 nel paese che è ancora lo zerbino del Vaticano, capite? Allora, questo è secondo me un percorso completo, perché abbiamo un totale poi di 60 ore. Come ha già detto Carlo, si può scegliere se venire a un intero blocco o ai singoli incontri, fate vobis. Vi ho già detto e lo ribadisco perché ci tengo che non è un modo per metter mano nei vostri percorsi di vita, è la trasmissione di una serie di informazioni che, se voleste ottenere voi da voi stessi, implicherebbe la lettura di qualche centinaio di libri o di documenti, uno sbattone, la traduzione perché è roba in italiano mai vista,
è un lavoro di intuizione che io vi posso risparmiare, con una sintesi bella compressa che vi chiarisca le idee, fosse anche solo cultura, così sia, perché meglio questo che la De Filippi la domenica pomeriggio, chiaro? Poi, quello che uno se ne può fare di queste informazioni, e se ne possono fare tantissime di cose, è affare vostro. Io non c'entro niente e non voglio centrare niente con i vostri eventuali percorsi di illuminazione o distruzione, nel senso che ho già dato da questo punto di vista, in passato mi guardo bene, se non da fare da canale, sono un tubo, attraverso questo tubo passa una compressione di informazioni. Al vostro servizio e al servizio della vostra intelligenza, ok? Questo ci tengo a chiarire. Per il resto concludo dicendo che è nel pieno diritto di ognuno di noi cercare con le proprie armi il modo migliore, più adeguato per far fiorire questo sé interiore. Sta finendo l'era dei guru, sta finendo l'era dei pastori, sta finendo l'era delle religioni del fai ciò che ti dico e basta. Sta finendo. Sta finendo perché? Perché spesso le persone non hanno praticato ciò che predicavano e hanno razzolato nella direzione opposta del loro credo. Quindi si sono incrinate le basi di fiducia. E se oggi siamo sordi alle minacce del pastore, è un bene, perché vale più una capra indomita che si arrampica sfidando la gravità sulle vette più alte che un mite gregge di pecore. Oggi vale di più. E se mai uno scegliesse di star nel gregge, così sia, ma lo scelga liberamente, cioè spirito critico, mi faccio delle domande, mi do delle risposte. Ognuno di voi è sufficientemente intelligente e preparato per ciò che è commisurato allo sviluppo di ciascuno di voi per ottenere il progresso che desidera ottenere in e mediante se stesso. Appellatevi alle persone che vi circondano, tipo i docenti di un'accademia come questa, non trasformandoli in qualcosa a cui affidare come il cappotto attaccato all'attaccapanni, a cui affidare il proprio progresso spirituale. È più un tentativo di sperimentazione, mi sembra di aver colto questo spirito, anche nell'assenza di pesante gerarchia all'interno di una struttura come questa. E questo è uno spirito che mi sento di condividere pienamente con i fini, gli obiettivi e i metodi dell'Accademia. Quindi questo è un ulteriore invito che vi sarete già sentiti fare in molte salse, diversi, ma sappiate che anche io la penso in questo modo. Ogni soggetto non è un caso che sia unico e irripetibile. Noi dovremmo interrogarci un po' più spesso su questo. La scienza ci dice che se un fenomeno si dà anche solo una volta all'interno di madre natura, prima o poi dovrà ripetersi. Questo è nella natura delle cose della legge scientifica. Eppure esiste un'eccezione a questa regola. L'eccezione siamo noi, i viventi. La natura con i viventi non replica. E se tutti sono d'accordo e concordi nel dire che ogni episodio all'interno di madre natura dovrà prima o poi ripetersi, tutti sono concordi nel dire che ogni episodio vivente non potrà mai ripetersi. Nell'intera storia del cosmo siamo unici e irripetibili. Vorrà pur dire qualcosa, o è un caso? Molti qui saranno d'accordo nell'escludere l'idea di caso, giusto? No, però lo dico perché la scienza usa l'idea di caso. Allora, questo è un po' un paradosso, sai, trovi un metodo scientifico fondato sulla ratio che usa l'elemento meno razionale di tutti, l'azzardo, alla base del suo metodo, no? Gli ingredienti della vita si sono mischiati, c'era una possibilità sui milioni che l'aveva, ma qui è andata così, da botta de culo, no? Qui è andata così, siamo a posto. Vabbè, fa ridere però che io abbia un metodo scientifico strutturato su, o fondato su un elemento che in fondo è la maschera della nostra incapacità di comprendere fenomeni complessi. Credo, e questo sicuramente è un elemento di riflessione, che non sia casuale
il fatto che ognuno di noi sia diverso da un altro. Credo che non sia casuale che ognuno di noi sia un episodio unico nella storia del cosmo, perché potrebbe voler dire molto più di quello di cui ci serviamo oggi, cioè che i filamenti di DNA che ci distinguono l'uno dagli altri possono servire a far arrestare il tizio che ha violentato la tizia, o il criminale che ha lasciato le sue impronte o qualche frammento del suo DNA. Potrebbe voler dire qualcosa di diverso. E se fosse questa distinzione biologica un suggerimento forte, un consiglio forte a una distinzione etica? E se ognuno di noi fosse unico e irripetibile da un punto di vista fisiologico, perché deve esserlo anche da un punto di vista interiore, di valori? Se ognuno di noi fosse il dio del proprio regno, cioè della propria psiche, allora avrebbe un senso tutto questo. Perché solo concependo la propria unicità e irripetibilità come una forma di divinità, io camminerò in mezzo agli altri come un dio tra gli dèi, come un re tra i re. E ne deriverebbe tolleranza e rispetto innanzitutto di qualunque differenza. E implicitamente smetterei di aver paura di ciò che è diverso. E non cadrei in quel tranello che ha generato montagne di sangue nella storia, il tranello dell'etica universale, il tranello del pensiero unico, dei valori non negoziabili. Capite? Essere unici e irripetibili può essere questo grande indicatore. Cerca dentro, scoprirai che i tuoi valori, anche solo di tanto così, differiranno da quelli di ciascun altro. Che le opinioni largamente condivise o considerate pubbliche, se va bene sono stupide, se va male sono pericolose. Che possiamo fare ciascuno di noi ciò che vogliamo, non ciò che ci passa per la testa, ma di questa distinzione possiamo fare proprio quello che crollianamente era inteso il fai ciò che vuoi. Ognuno dio del proprio sistema che si muove all'interno di un cosmo abitato da altre divinità, nella diversità, in questa poliedrica molteplicità fatta di unici e irripetibili, riposano le chiavi della bellezza assoluta. La bellezza è una ricchezza, e questa ricchezza è fondata sull'unicità. Quindi io concludo qui, cerchiamo l'unità nell'unico, e ognuno di noi sarà il suo stesso dio del proprio sistema. Attenzione che questo non vada a detrimento degli altri, che nessuno consideri se stesso superiore agli altri, che nessuno consideri gli altri inferiori a se stesso, perché quando si sono innescati questi principi o meccanismi psicologici, la storia ha partorito sangue, dolore, tragedie. Noi non siamo soli al mondo. È vero, ci siamo sentiti dire che tutto dipende da noi, che siamo autori del nostro destino, giustamente, che siamo autori di ciò che di buono ci accade e di ciò che meno buono ci può accadere. Ma attenzione a non abusare mai di questa formula, perché non siamo soli al mondo. Ed è nell'interdipendenza tra le divinità che vi è il segreto della crescita. Pensate a come si rafforza il DNA per incrocio, mischiando ciò che è diverso. Quindi osiate, dovete osare contaminarvi. È una forma di amore, quello di abbracciare la diversità. Tutto questo seminario sarà sugli opposti, su gusto disgusto, la follia che abita nella nostra testa, che verrà messa in crisi per abbracciare ciò che uno fino a questo momento magari ha tenuto a debita distanza, mettendo a dura prova persino il riprezzo. Ma questo è il mio consiglio finale, no? Cioè accettare tutto ciò che di diverso è stato creato altrove, perché così si evolve. Bene, io avrei concluso, vi lascerei un po' di domande, insomma, se avete qualche intervento da fare. E spero di essere stato chiaro, l'argomento è molto complesso, spero di aver chiarito i punti salienti. Grazie. Intanto grazie e complimenti, veramente preciso, puntuale, lo sapevo. Un paio di domande, una più specifica e l'altra più generica. Ti chiedo di considerare,
magari di anticipare contenuti che sicuramente avrai messo in scaletta, non so in quale blocco. Alcune riflessioni su uno. Oggi in alcuni testi, riviste, anche su YouTube si assiste effettivamente a una ampia considerazione di tematiche di questo tipo, no? Mi riferisco adesso a quelle correnti neognostiche, quelle correnti che fanno capo, pretendono di far capo a quello gnosticismo cristiano che poi è stato anche recentemente ripreso dalle correnti samaeliane, non so se sicuramente hai presente, e poi diramato anche in varie correnti successive, secondo le quali, oltre a un'interessantissima e rispettabilissima interpretazione dei miti biblici, dei simboli, molto interessante sicuramente, però assistiamo in queste correnti ad una forte presa di posizione nei confronti della dispersione del seme, no? Dove si sottolinea purtroppo quello che è, no? La dispersione, no? Addirittura viene assimilato il concetto di diluvio universale, certo, come la fornicazione globale, no? che si sta a cui stiamo assistendo, proprio come dispersione delle acque, dispersione del seme, eccetera. Allora, in queste correnti si tende proprio a indicare come tragedia, no? Il fatto che, e quindi indicare la via dell'astensione dell'orgasmo, in alcuni casi come ritenzione, in altri casi come sviluppo spontaneo di altre dinamiche, comunque nell'astensione dell'orgasmo la via di proiezione poi di determinate energie, e quindi ecco che si può riorientare queste dinamiche fisiologiche ed energetiche verso mete spirituali, cosa che invece con l'eiaculazione questa spinta viene dispersa e quindi si è condannati all'impotenza rispetto a un certo tipo di desiderio. Quindi volevo sapere la tua riflessione in merito a queste indicazioni oggi portate con questa severità, e questa è la prima domanda. E la seconda domanda invece è quello che può essere trattato all'interno del tuo seminario in merito a elementi di riflessione che nella vita di tutti i giorni, nella nostra quotidianità oggi, possono invece aiutarci ad orientare concretamente le nostre scelte. Bene. Le due domande. Grazie. Riguardo la prima, personalmente sono una persona che diffida dai dogmatismi rigidi. Le scienze orientali, in particolar modo il Tao sessuale e i Tantra, quelli soprattutto della via della mano sinistra, hanno sviluppato una duplice risposta, cioè un duplice modo di trattare la faccenda in relazione alla forza orgasmica e all'eiaculazione. E se una persona mi venisse a dire che il solo modo per evolvere è quello di impedire l'eiaculazione, direi che sta dicendo... sta esagerando nel proporre una visione monca, perché ognuno di noi è diverso da un altro. Allora, c'è una prima considerazione da fare. Per esempio, nel corpo del maschietto non è possibile trattenere il seme a oltranza, perché in maniera spontanea e naturale, dopo un po' che si accumula il seme, mancando e inibendo l'eiaculazione, il corpo espelle in maniera naturale, fuori dalla nostra possibilità di controllo e di volontà, magari dormendo di notte, il seme in eccesso. Vorrà dirci qualcosa questo, quindi, primo. Secondo, il fatto che l'organismo attraverso la forza orgasmica sia in grado di vedere con la stessa forza psichica, di prendere due possibili strade, è avvalorato anche dall'idea, condivisa in tutto il regno tantrico, della Kundalini, cioè questo serpente
che è rappresentativo iconograficamente della nostra energia vitale, prima ancora che energia sessuale, e del nostro sviluppo psicofisico, e che riposa addormentata tra ano e genitali, al fondo del sistema nervoso centrale, in prossimità di quell'osso che non a caso si chiama osso sacro. Ora, lì dove riposa questa forma di energia, i testi concordano nel dire che due strade possibili può prendere Kundalini: o risalire verso l'alto, lungo la colonna centrale, risalendo il sistema nervoso, accendendo l'intero sistema nervoso della sua energia, il roveto ardente con cui parla Mosè, e arrivare fino alla sommità del capo, ricongiungendo quindi il figlio al padre, in questo modello di ascensione, o liberarsi verso il basso, quindi la discesa della Kundalini, nella manifestazione e evocazione della propria essenza verso l'esterno. Perché veniva condannata in alcuni milieu o alcuni contesti quella della dispersione? Per due motivi. Uno, perché ci sono buone possibilità che le persone non sappiano esattamente che cosa farsene del seme eiaculato. E se una volta che ho eiaculato il seme lo butto, me ne libero, Onan che lo versa per terra, allora sì che ho quantomeno sprecato una risorsa. E noi vedremo che i tantra sviluppano una serie di alternative alla inibizione dell'eiaculazione che riguardano i destini del seme, io li ho chiamati così nella lezione che dedicheremo a questo, una volta che il seme è stato eiaculato. Cioè, che cosa farne, in quale modo trattare questa sostanza magica una volta che è già uscita dal corpo. E qui scopriremo il riallaccio col cristianesimo. Perché nel milieu gnostico, che è neognostico, c'è questa dottrina? Perché questo poi è l'elemento più interessante, no? Siccome loro non sono... A loro non è ignoto il fatto che vi siano entrambe le dottrine, cioè inibire l'orgasmo invertendo la forza orgasmica, facendo risalire l'impeto o l'onda orgasmica fino alla sommità del capo, e usare il fallo quasi come una sorta di pompa idraulica, no? Che mantiene all'interno il seme, oppure eiaculare il seme e riservare una serie di opzioni, anche per esempio in chiave talismanica, per esempio c'è un tipo di magia sessuale nell'Islam mistico, nel sufismo, semi sconosciuta, perché potete immaginare in quel contesto culturale un argomento così non è che ti può valere una scomunica, ma un taglio della testa, dove il seme viene usato come inchiostro, chiamiamolo così, come inchiostro per scrivere alcuni versetti coranici sul corpo, trasformando il corpo in una sorta di talismano, no? Dove al posto di mantra ho dei versetti coranici in cui inchiostro utilizzato è quello del seme. Questo per farvi un esempio di riutilizzo, non spreco, riabilitazione della sostanza evocata, dell'essenza tirata fuori. Ma perché, dicevo, il neognostico di turno si oppone alla visione della eiaculazione? Questo viene dalla vecchia teoria dello gnosticismo, che ha alcune componenti che peraltro personalmente condivido se sono contestualizzate al milieu in cui è sorto. E cioè, c'era la storia di un demiurgo. Sapete cos'è un demiurgo, no? Che anziché essere il dio creatore è quello che fa un po' da tramite, lo spirito che fa da tramite tra la scintilla del creatore e la materia, il mondo in cui siamo immersi. Questo demiurgo è sostanzialmente un demone, è un dio, ma funziona un po' come se avesse la statura morale di un diavolo. Perché gli gnostici lo chiamavano Yael Jabaot. Yael Jabaot. C'è qualcosa di simile? Sì, l'ebraico Yehovah Tzabaot. Che cos'è Yehovah Tzabaot nell'Antico Testamento? Uno dei più antichi nomi, epiteti che Dio dà a se stesso è Tzabaot. Il Dio, o Signore, degli eserciti o schiere. Il dio degli eserciti o schiere era il dio della moltitudine ed è il modo in cui Yahweh chiama se stesso nell'Antico Testamento. Lo gnosticismo, che ha come idea quella orientale di liberazione dal mondo dell'ombra, che è la materia in cui è imprigionata la nostra anima, dice che
che questo demiurgo chiamato Yao o Yael Jabaot, cioè Yehovaot Sabaot, ha sedotto le anime libere, spirituali ed immortali, attraendole al regno della materia e imprigionandole nelle catene dell'esistenza, l'equivalenza di quello che in India è chiamato samsara, circolare insieme, una ruota, l'esistenza. Seducendo le anime libere e immortali, le ha costrette, questo diabolico demiurgo, ad ancorarsi al ciclo delle esistenze, ma come ha fatto a sedurle? Con la riproduzione. Allora, la moltiplicazione dei viventi sulla terra è frutto dell'azione diabolica del Dio dell'Antico Testamento, il Dio delle schiere, e si chiama Dio delle schiere o degli eserciti perché quegli eserciti o quelle schiere siamo noi, i viventi. Scopo della Sofia, che non a caso in quel contesto gnostico è rappresentato come un serpente, Kundalini, scopo della Sofia è liberare, riscattare le anime e condurle al di fuori dell'equivalente della ruota del samsara. Sam è come il greco syn, no? Vuol dire con. Sara viene dalla radice indoeuropea sir, che significa girare o circolare. Per questo è una ruota. Sir, circolare. Ora, ovviamente, nel contesto gnostico, che in questo ricalca un po' la visione orientale, quando si entrava all'interno di uno di quei movimenti, di quelle cerchie, di quei gruppi iniziatici che avevano queste dottrine alla base, una delle prime cose che veniva imposta agli adepti che entravano in questi circuiti era di rinunciare a generare dei figli, perché se avessero generato dei figli avrebbero contribuito all'azione diabolica di Yehovah Tzabaot, cioè del Signore delle schiere, cioè il Dio dell'Antico Testamento. Così cercavano in questo modo di favorire l'azione liberatrice di Sofia. Dall'idea di non generare figli all'idea di usare il seme in chiave di ritenzione, il passo è molto breve, ed è l'Oriente che ha colmato questo scatto, diciamo così. Ecco perché Sofia è presentata come un serpente in quel contesto lì. Gli Ofiti, no? Uno dei movimenti, Ophis è il serpente, ed era poi la grecizzazione del Apep dell'antico Egitto, difatti loro lo chiamavano Apophis, no? Ed era a sua volta l'immagine, in un certo senso, della Kundalini, sebbene più intriso di moventi mitologici. Perciò ancora una volta abbiamo le due strade possibili. In India anche questo tema è molto sentito: dobbiamo uscire, dobbiamo liberarci dalla ruota del samsara, non perché questo mondo faccia schifo, ma perché lì è inserito ovviamente nel contesto di quello che abbiamo anticipato col mito del velo di Maya, cioè non è la vera realtà delle cose questo. Questo universo è uno stato di coscienza, la vita è uno stato di coscienza. E quindi, superando la dinamica dell'esistenza, ci collochiamo in un tutt'uno col divino. Come dire, un po' kantianamente, un conto è il fenomeno, ciò che appare, un conto è il noumeno, ciò che sta dietro il fenomeno, la sua origine, la sua essenza. Quindi, chiaramente, nello gnosticismo di quella specie, no, si è fatto. E uno dei temi più sentiti era quello di non generare figli. Noi lo scopriremo quando analizzeremo, se sarete qui e vi interesserà essere qui, la storia della Genesi e dell'albero della vita e dell'albero della conoscenza, perché anche questo può essere letto in termini di generazione dei figli. Io però, senza anticiparvi, fare troppo spoileraggio, come si direbbe oggi, su questo argomento, vi faccio riflettere su questo. Allora, se io prendo una metà più 1 e un'altra metà meno 1 e li unisco, ottengo l'intero. Unendo due metà ottengo la totalità. Questo funziona in matematica, questo funziona su più livelli, per esempio in geometria, in natura anche, ma nei viventi non è esattamente. Se io prendo il corpo di un maschio e lo unisco al corpo di una femmina, facciamo l'amore, la fecondo, ma non nasce un androgeno. Mi nasce o un maschio
ho una femmina. Cioè, prendo due metà, maschio e femmina, le unisco e mi nasce una metà. Questa metà, che sia maschio o femmina, dovrà unirsi a un'altra metà, maschio o femmina, per generare un androgeno? No, un'altra metà, che dovrà unirsi a un'altra metà per generare un'altra metà, che dovrà unirsi a un'altra metà per generare un'altra metà, che dovrà unirsi a un'altra metà per generare una... È chiaro? Sì. Questa voi come la chiamate? Moltiplicazione o divisione? Questa è divisione. Questo non è andate moltiplicate. Questa è divisione. E gli gnostici, così come tutti i moventi dello spirito, cercano l'unità, non la divisione. Se la stessa torta del potere spirituale ce la dobbiamo dividere in quattro, abbiamo tutti più o meno da mangiare qualcosa. Se ce la dobbiamo dividere in 100.000, abbiamo tutti fame. Nella teoria orientale degli yuga, yuga è un termine vedico, vuol dire letteralmente generazione. Quindi le generazioni sono come gli eoni, aion in greco, come evum in latino, le ere. Si dice che all'inizio il potere del Dharma, un concetto molto forte nelle culture orientali, soprattutto poi nel buddismo, che è un'accezione molto larga, implica la direzione, il senso dell'universo, implica la verità, implica la saggezza, l'ordine cosmico, l'ordine morale, insomma tutta una serie di cose. È rappresentato da un toro che sta su quattro zampe. Nel primo yuga, il Kirta Yuga, cioè nell'era perfetta, il toro poggia saldamente sulle quattro zampe e il Dharma è presente massimamente nella sua potenza in ciascuno di noi. Poi passa uno yuga e il toro alza una zampa, quindi sta su tre zampe. Si riduce di un quarto, tra virgolette, il potere del Dharma, ma i soggetti aumentano, va un po' peggio. Passa un altro yuga, dall'era della tripletta all'era della doppietta, il toro alza un'altra zampa e un toro su due zampe vacilla. E il Dharma è dimezzato, ma i viventi più che raddoppiati. Passa e arriviamo all'ultimo yuga che si chiama Kali Yuga, l'avrete sentito, no? Che siamo nel Kali Yuga secondo la teoria hindu. E qui molti fanno l'errore di credere che Kali Yuga si chiami così perché Kali è la dea Kali. Sbagliato, non c'entra niente la dea Kali. Kali è, siccome danno agli yuga il nome del punteggio dei dadi, Kali è il punteggio perdente. Cioè il punteggio più basso che posso fare giocando a dadi, no? Quindi nell'era del punteggio perdente il toro è su una zampa sola e il Dharma è ridotto a un quarto e c'è un sacco di gente. Allora il potere spirituale si è ridotto a tal punto che, nonostante l'apparente svantaggio terribile, abbiamo un vantaggio enorme, che a nessuno gliene frega più niente dell'evoluzione spirituale. Quindi quei pochissimi che si dedicano onestamente allo sviluppo dello spirito, avranno molto di più in termini di realizzazione rispetto a prima, dove di spirito si occupavano tutti. Quindi il paradosso del Kali Yuga è che è vero che è un'epoca disastrosa, ma è anche vero che quel quarto di Dharma residuo dovrà soddisfare la fame di pochissimi che si appelleranno a quel tipo di sviluppo, al percorso dello spirito, e quindi paradossalmente avranno più da mangiare di quelli che nel primo yuga o nel secondo yuga vivevano come condizione ordinaria la perfezione dello spirito. Scusate se mi sono dilungato su questo, però insomma valeva la pena forse. E questo sicuramente è il punto più rilevante. Rispondendo alla seconda domanda, cosa farsene e se faremo qualcosa all'interno di questo seminario che possa essere immediatamente utile e fruttile nel contesto di vita e di quotidiano di ciascuno di noi? Io non so che quotidiano abbiate voi, naturalmente, però so che amate, so che siete amati, so che avete sperimentato sentimenti, so che fate sesso, magari con qualcuno, magari con più persone, magari più volte, magari da soli. Un seminario di questo genere fornirà, da un lato, una serie di spunti di riflessione che possiamo definire più superficiali, ma non per svalutarli,
superficiali perché se uno non ha mai sentito certe cose, si parte da lì, dal sentirle. Dimmi. No, finisce dopo. Ah, ok. Se uno non ha mai sentito queste cose, si comincia dal sentirle, eh? Così fa già la preparazione di un terreno. Due verranno dati, guardate che per esempio se guardate la lista, c'è un incontro già nel secondo o addirittura primo blocco di esercizi che vengono suggeriti su come, forse nel secondo, su come trasformare il corpo in un tempio e come approcciarsi praticamente a un cambiamento della propria visione sulle pratiche erotiche, sul modello dell'eccitazione. Come coniugare questo con la spiritualità sarà qualcosa ovviamente di cui ci occuperemo. Ha dei risvolti anche nella quotidianità questo? Sì, non solo limitatamente agli esercizi che uno può fare nell'ambito della sessualità, strettamente della sessualità, ma anche in quella che più largamente definiremmo psicologia di coppia, per esempio, o psicologia dell'amore. Perché noi non amiamo solo la persona con cui andiamo a letto, amiamo parenti, amiamo altre persone che possono essere definiti amici. All'arco raggio amiamo un sacco di cose, non è detto solo persone. Che rapporto abbiamo con questo amore? Cioè, l'amore è fonte di attaccamento, fosse anche per un oggetto che amo, fosse anche per un'idea politica, fosse anche per una squadra di calcio, che adesso sto dicendo qualunque stupidaggine mi venga in mente. Ma l'amore mette in gioco, come dinamica, una serie di rapporti che psicologicamente affrontiamo, che a volte possono andare a detrimento e a giocare a nostro svantaggio per quello che riguarda lo sviluppo spirituale. Quando l'amore diventa una pietra di inciampo o una catena anziché una forza liberatrice. Chi di voi non ha sperimentato questo? Chi di voi non si sarebbe strappato la pelle di dosso quando non è stato più con o quando non è stato corrisposto da? Chi di voi non ha sofferto di gelosia? È la nostra natura. Possiamo fare qualcosa per partire dalla nostra natura ed elevarci sovrannatura, no? Sovrannatura. Al di sopra delle pastoie e dei vincoli che ci trattengono in termini di sviluppo? Questo sarà sicuramente uno dei, molto lo analizzeremo nella prima parte del seminario, nella parte dell'etica, ma sarà un tema che ci accompagnerà un po' sempre come sottofondo, necessariamente. Perché in fondo chi di noi può ritenersi così avanti dall'aver perfettamente coniugato amore e libertà? Chi di noi può ritenersi così avanti da riversare indifferentemente il proprio amore nei confronti di tutti quelli che ci circondano, senza far differenze, perché l'amore non è una selezione all'ingresso, L'amore è una forza travolgente. Quando Cristo diceva ama il prossimo tuo come te stesso, non stava dando un precetto morale, come il pretucolo di campagna può aver spiegato a mia nonna. Era una formula magica, mistica, cioè se tu penetri nella tua profondità, in questo processo di autofecondazione dei tuoi opposti, arrivi a raggiungere il sé, e se raggiungi il sé non potrai che amare ogni altro sé per specularità, esattamente come ami te stesso, perché rivedi lo stesso Dio che sei tu in ciascun altro, sebbene sia diverso. Krishna, Bhagavad Gita, stessa cosa. Io sono in ogni vivente. Io sono ogni forma. E allora se colgo questa divinità in me, ecco che automaticamente la colgo in chi mi circonda, no? E allora se la colgo in chi mi circonda, dovrei fare differenze tra chi amare e non amare. Le uniche differenze sarebbero semmai, e i greci la sapevano lunga, la differenza tra Eros e Agape. Cioè, posso amare tutti, ma magari non vado a letto con. L'agape ha un connotato più universale e spirituale, può essere l'amore che lega il padre, la madre, al figlio e viceversa. L'eros implica quel magnetismo che è la forza di attrazione del desiderio, la leva che muove la nostra opera, il nostro fare. Quindi sì, sicuramente
nei primi 3-4 incontri in maniera proprio esplicita, e nel resto del seminario potrebbe continuare a passare come messaggio, sarà qualcosa che potrà avere dei risvolti anche direttamente nel vostro quotidiano. E non parlo solo delle tecniche e delle pratiche, parlo proprio di un'idea, di un insieme di valori, di idee. Ma tutto questo lo farete? Voi. Tutto questo lo farà ciascuno di voi. Io sono il tubo che, per passione personale e perché non avevo altro da fare, ho fatto solo quello. E quindi ecco che attraverso questo tubo, no, come l'acqua col bambù, scorre un flusso di informazioni. Vi potrà girare la testa, perché sono tante robe, potrete dire, ma io che me ne faccio? Chi se ne frega? Magari io credo nella teoria come semina e nella pratica come concime. Questa è la mia idea, no? La teoria è la semina, la pratica è il concime. Se lanci solo i semi e poi non li concimi, i semi muoiono. Ma hai voglia di aver concime se non hai messo i semi per terra? Non crescerà niente. La pratica è qualcosa che ognuno di voi porta avanti nella sua vita, così come io l'ho portata avanti e la porto avanti e la porterò avanti nella mia. La teoria, questo è un modo per, ripeto, risparmiarvi la lettura di qualche centinaio di libri. Magari non sapete leggere in francese, in spagnolo, in inglese. Magari non avete il tempo, la voglia di farlo. E a prezzi che sono più che onesti, perché in fondo quando ne abbiamo parlato abbiamo stabilito qualcosa che fosse proprio, che dimostrasse la non commercializzazione, no, di queste conoscenze. Io vi assicuro che queste conoscenze in realtà tecnicamente un prezzo non ce l'hanno, perché è ovvio che non c'è, e queste sono tradizioni millenarie di ogni angolo dello spirito che i circuiti iniziatici si sono tenuti da Oriente a Occidente gelosamente segrete, secretate, per non parlarne in giro. Siamo nell'era della comunicazione. Comunico, cioè io che ho avuto questa passione, ho compresso queste informazioni, come la settimana enigmistica, avete presente, unire i puntini. Ho unito i puntini. E do a voi, poi, voi siete persone intelligenti? Sì. Avete dei valori? Sì. Avete degli interessi? Sì. Bene, fate vobis. Fate vobis. Ognuno ha il suo cammino. Cioè voi, con lo stesso coltello con cui uno può affettare la carotina per il soffritto, potete anche suicidarvi. Questo è, non sa nessuno, no, non è una chiesa col guru che prende i percorsi spirituali della gente e dice io ti garantisco che tu, e se non sarà così. No, no, lo fate voi, perché ognuno di voi è il dio del suo sistema. E se non fosse così, ragazzi, al massimo vi siete passati 2 ore o 60 ore, se venite così, diverse dalla De Filippi, come dicevo prima. Cioè, è, mal che vada, è intrattenimento culturale. Meglio cultura di questo tipo piuttosto che non altra roba. Così è. Io ho una domanda da giù. Niente, non ho capito una cosa. Sì. Quando hai parlato del Kali Yuga, dove, se ho capito bene, pochi della moltitudine accederanno a questa conoscenza, oppure sapranno trarre. Però a me viene da pensare questo, cioè, faccio un esempio, è come se io mi coltivo il mio orto e tutto intorno ci sono delle fabbriche che inquinano. Alla fine, secondo il mio modo di vedere, e anche di, insomma, più o meno dell'esoterismo, cioè mi sembra riduttivo, perché poi alla fine mi chiedo, ma una volta che ho coltivato il mio orto e tutto intorno c'è sofferenza, che piacere posso provare, oppure che soddisfazione, sì, in termini che magari non sono proprio adatti, no? Riguardo alla conoscenza, alla ricerca, però come posso stare bene se poi tanti altri fratelli stanno male, se io sono in tanti? Quindi io come posso accedere, come posso comprendere che altre parti di me stanno male? Certo, cioè, io sono convinto che un soggetto, nel momento in cui attua questo cambiamento interiore, non cambia proprio solo il orticello, solo il proprio, scusa, orticello. Finisce per cambiare lo sguardo con cui vede tutti gli altri orti. Allora, chi ti parla, noi non ci conosciamo. Chi ti parla ha avuto una serie di esperienze e, come tutti nella vita, ho sofferto anch'io. Ci sono stati niente di paragonabile ad altri tipi di sofferenza, ma ogni cosa è commisurata ai soggetti, no? Ho avuto dei periodi molto duri, molto difficili. Quando è cambiato qualcosa
perché per una serie di circostanze e di azioni che ho compiuto in me stesso e su me stesso sono riuscito gradualmente a modificare il paio di occhiali che mi erano stati anche un po' imposti da alcune situazioni della vita, mettiamola così. Ho visto che effettivamente tu dal cuore delle tenebre puoi succhiare luce, tu dal fango puoi trarre oro, alchimia anche questa. E se ciò che è intorno a noi non ci piace e se in esso vediamo sofferenza, sappi che questo dato non è e non sarà mai qualcosa di immutabile e oggettivo. Poi come questo possa essere conciliato con la teoria del Kali Yuga è tutto un altro paio di maniche, perché la teoria indiana è circolare, no? Quella del tempo, per cui deve arrivare la fine dei tempi, che non ha il riscatto del ritorno indietro gradualmente all'età dell'oro, alla fine dei tempi, cioè disastro deve essere, tant'è che alcune componenti di un induismo un po' più estremo soffiano sul fuoco per accelerare il processo che comunque non è arrestabile. Quindi per quello ci tenevo a distinguere, no, il campo del Kali Yuga dall'idea che ognuno di noi possa vedere un Dio in ciascun altro. E qualora vedessi qualcuno che soffre o le situazioni intorno a te non sono così rosee, sappi in ogni caso che non vi è immutabilità di questo processo. Se cambi tu, cambierà il mondo che guardi. Io questo l'ho sperimentato perché non sapevo dove trovare la luce se vedevo solo tenebre. Poi il Tao mi ha dato una mano, cioè hai presente il simbolo del Tao, no? Lo Yin e lo Yang. Nel cuore più espanso di quel bianco candore, la macchia. Nel cuore più espanso delle tenebre assolute, seme di luce. Ed è un movimento, difatti il Tao non è così. È un cerchio, un movimento. Questo movimento è lo stesso movimento che possiamo innescare in noi, nel nostro rapporto con la realtà circostante. È un grande potere quello dell'alchimista, di prendere anche la peggior specie di fango e farne oro. Eppure questo processo è possibile. Noi lo vedremo in questo seminario, che quelle stesse pratiche che secondo la maggior parte delle persone conducono gli umani all'inferno e nella dannazione delle fiamme infere possono essere le chiavi del paradiso. Perché chi l'ha detto che il paradiso non stia al centro degli inferi? Quando sei stato male e hai sofferto tanto, avrai notato che a un certo punto, quando non hai più niente a cui attaccarti, quella sofferenza, che è l'unica cosa a cui ti resta, no? A cui attaccarti, si converte in qualcos'altro. Può addirittura diventare la fonte di gioia, se ho distrutto proprio tutto, no? Se ho persino calpestato i miei resti. Può succedere. Non è detto che succeda, ma può succedere. Metafora iniziale tra Shiva e Shakti che ci hai raccontato, come vedi il concetto di, come si inserisce il concetto di evoluzione e in definitiva di conosci te stesso? Cioè, visto che poi adesso lui dorme, lei danza per risvegliarlo, poi lui si risveglia, lo spazio si riduce, poi riparte ancora, cioè, ma lì dentro c'è un senso però di tutto. C'è. Mi interessava questo discorso. Il ruolo chiave lo gioca il velo. E il velo gioca un ruolo chiave in relazione al terzo occhio di Shiva. Se noi avessimo solo un paio di occhi con cui guardare le cose, quelli che normalmente usiamo per dire vedo, non conosceremmo. Il terzo occhio è la sintesi del lavoro tra i due emisferi, no? Quello più intuitivo e quello più razionale. La ghiandola pineale è la manifestazione fisica di questa collaborazione tra i due aspetti. Il velo è un elemento plastico in movimento che ti dimostra ancora una volta che tu puoi essere il creatore, il sogno, del mondo in cui ti muovi. E sebbene noi viviamo appunto in un mondo complesso, questo mondo complesso è frutto di ciascuno, dell'interazione di ciascuno di noi. Allora la possibilità evolutiva viene nel momento in cui la tua componente trascendente, cioè quella che non ti renderebbe sopportabile stare qui
in carne ed ossa, dorme ed è attiva solo la sua la parte più elevata o evolutiva. La componente dinamica, natura, sistema nervoso, eccetera, è quella che danza, cioè quella impegnata nel mondo. È quella del fare, potremmo dire, no? Che non ti ha spinto a ritirarti dall'azione in un monastero di clausura, ma che ti spinge magari a lavorare, fare dei figli, fare qualcosa per te stesso, eccetera. Finché ci sarà questo sonno del trascendente a favore dell'immanente, ma contemporaneamente creatività in moto del trascendente nell'immanente, la possibilità evolutiva di un soggetto è garantita, anche nell'ottica orientale, fino a liberarsi dalle pastoie, no? Dai vincoli dell'illusione e diventare tutt'uno col divino. Di nuovo la ruota del samsara che dicevamo prima. Quando invece il risveglio del Dio si riunisce alla Shakti, è un po' come quel momento che in buona parte delle culture esoteriche è stato descritto come il passaggio dalla morte al post-morte. Vedi il libro tibetano dei morti, per esempio, il libro egizio dei morti. In realtà quella morte è il risveglio, no? Di Shiva, un nuovo atto di amore. C'è tutto il nodo Eros Thanatos, no? in questo gioco, no? Delle polarità. Grazie. Figurati. Grazie a voi ragazzi, grazie. Spero sia grazie. Bene, allora ricordiamo, la prossima volta il 18 marzo abbiamo come ospite l'amica Neva Maroccolo che ci parlerà di alcuni progetti di sviluppo sostenibile, decrescita felice, ecologia. Neva è una nostra cara amica, lavora tra l'altro in provincia e ha la possibilità, anche per passione personale, di avere molte informazioni sul fronte dei progetti ecologici, soluzioni, gruppi di acquisto. Siccome noi vogliamo essere comunque una realtà che propone anche tutta una serie di informazioni per delle scelte di vita più consapevoli, sicuramente Neva può condividere con noi alcune informazioni sul concetto di vita consapevole, consumo consapevole. E siccome prenderà meno spazio rispetto al tempo a disposizione dell'incontro, poi io prenderò la parola e proseguirò il commento e le risposte a tutte quelle domande che mi stanno arrivando via email o tramite Facebook, e quindi rassicuro le persone che mi scrivono che riprenderò in mano le varie domande e io, con l'aiuto di tutti i presenti, vedremo di considerarle e utilizzarle anche come pretesto per crescere tutti quanti insieme. Il corso con Claudio Marucchi inizierà il 15 aprile, quindi dal 15 aprile alle 18.30, quindi dopo il consueto incontro, dopo una pausa che faremo fisiologica, dalle 18.30 fino alle 20.30 avremo il corso di approfondimento con Claudio. Chi si iscrive al corso di approfondimento, ricordiamo, potrà accedere gratuitamente alla meditazione, perché appunto il nostro intendimento è quello comunque di proporre delle cose e renderle accessibili il più possibile. E ve la do già come data certa, perché comunque abbiamo già le persone interessate, quindi sicuramente il 15 aprile Claudio inizia questo corso percorso. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, comunque fate sempre riferimento al sito www.accademiaacos.it, www.accademiaacos.it, perché già in home page io vi do tutti gli aggiornamenti e comunque guardate il calendario eventi per avere la certezza di tutte le iniziative che abbiamo in programma. Ok? A posto? Lì a posto la telecamera? Hai ripreso? Sì, è che... Fa un po' di rumore? Va bene, ok. Vi ringrazio ancora, ringrazio sicuramente Claudio, complimenti. Grazie. Davvero. Un abbraccio a tutti. Alla prossima. Grazie. Posso suggerire questi seminari come corso di preparazione al matrimonio per i fidanzati? Ah, caspita, è una bella idea. Sì, che